Amiche ed amici del Kenobismo Productions, benvenuti a una serata di frattaglie. Serata di frattaglie del Commodore, come ho avuto modo di dire poc'anzi, ha telecamere chiuse per YouTube ma aperte per Twitch che ci segue in diretta, ovvero noi siamo seguiti da Twitch, noi siamo la diretta, noi siamo Twitch, noi siamo i giovani, giovani frattaglie, Commodore Special, frattaglie. Quindi abbiamo detto frattaglie. Perché abbiamo detto frattaglie? Perché nel corso della vita di abbassa il gain, scusami, mi sto spanando, è troppo poco, come si fa? Abbasso il gain o allontano il microfono e abbasso anche un po' il gain, ok. Infatti tu prima sentivi il pianoforte dal microfono, ma in realtà lo stavo suonando anche collegato con un sistema di specchi e leve tramite un cavo al ma forse il cavo non funziona, è un cazzo. Vabbè ragazzi, comunque non ha importanza, non diciamo parolacce, siamo un canale per famiglie, per famiglie discutibili probabilmente, ma comunque insomma che funzioni tutto. Ora va strabene, benissimo. Siamo tanti, perdo il filo della chat, sono troppo vecchio. Luca Cat, non so quanti siamo, io non... 400 spettatori, posso vederlo in realtà in questa dashboard che ho qua. Ciao Fabio, no, ciao, sì, ciao Fabio, non c'è Fabio, dove è Fabio? Non lo so. Ci sei Fabio? Ciao da Kenobit, Pacione del Dottor Pia, ciao ragazzi, ciao, come al solito sono partito sgarruppatissimo, senza amici, grazie Danfi92 per il follow, siamo partito senza niente, senza più amici, senza più fans, perché avevo la chiave persa, la chiave per accedere a Twitch da Google, da Chrome, ma però grazie al figlio di Chrome sul telefono l'ho messo perché ce l'avevo, e allora sono partito da OBS che aveva la chiave. Ragazzi, un mondo di tecnologia complicata, non come invece la tecnologia che vedete qui. Ah, eccolo qua, grazie Kexxex che diventa un'anguria. Grazie mille. Allora, chi siamo? Siamo un Commodore 64 Real Hardware. Quello che vedete sullo schermo è un Commodore 64 Real Hardware. Posso dimostrarvelo nel più classico dei modi. Guardate, lo voglio fare. Non l'abbiamo mai fatto, Fabio, questa cosa. Perché? Print. Gesù mio. Da... Difficile. Dov'è l'apostrofo in questo computer vecchio? Non c'è. Ah sì, qua sopra il 7. Gesù mio da mor... acceso, bellissimo, una frase qualsiasi, ok, poi faccio 20, goto 10, run, attenzione, vedete, su questa tastiera, quindi effettivamente è vero, cioè è effettivamente vero, questo Commodore 64 è connesso all'internet. Se siete nuovi avventori del Kenobismo Production, innanzitutto mi dispiace che capitate proprio in una serata in cui sono così, io un po' tutto... bislacco qui, non nello studio 1 sontuoso della Kenobismo Productions con Fabio Kenobit Bortolotti, che in questo momento è in un ritiro spirituale, in un ritiro relaxiale con il dottor Pira, immenso fumettista, una delle penne più pennute che c'è in Italia, e con anche il nostro buon pancione Bosco Novic della chat, ma più che della chat, della realtà, che stanno facendo. Grazie, tra l'altro, grazie Sara the Sad Beach, che ha appena regalato una sub a più 90. Sara the Sad Beach, the best sempre. E anche Benny TV Official ci segue, a te Benny, a te anche al tuo omonimo Hill, Benny Hill. Comunque, perché siamo qui? E anche Ottile diventa un'anguria, buona serissima, ma che roba bellissima. List, guarda, potete entrare anche voi in un Commodore 64 grazie a questi comandi. Guardate, sapevate questo trick? Questo è un trick advanced, molto advanced. Mettete un punto virgola alla fine. Se mettete un punto virgola alla fine, poi fate il run. Non è come prima, adesso è tutto quanto a scalare. E se premete run stop, si stoppa. Qual era il tasto per rallentarlo? Non me lo ricordo più. Run, forse control. Se premete control, si rallenta, vedete, questo è il potere del Commodore Real Hardware, ma anche non Real Hardware. Una cosa che mi piace molto del Commodore Real Hardware, che penso forse riuscite a percepire anche voi, è questo strano float cromatico che si genera in questi bellissimi testi Pecksky. Vedete che certe lettere sembrano quasi lilla, no? Non sono azzurre, sono quasi lilla, ma è tutto un effetto ottico. Un effetto ottico, vabbè. Ok, comunque non siamo qua per guardare i programmi, un incapace che programma in Basic, ma per questo siamo qui, per questo siamo qui. Ciao che cure, ciao Asmo, Girolamo 85, siete tantissimi per vedere che cosa? Per vedere una specie di best of, ma forse anche worst of, di quello che è il Commodore. Vedete qua le mie cartelline sulla mia cartuccina Ultimate del Commodore 64 Real Hardware, che ci permette infatti di
accedere direttamente a una quantità di giochi, lo scibile umano commodoriano praticamente. E ci sono varie cartelle, per esempio c'è questa misteriosa cartella Advent Show 2019, ma cosa sta succedendo? Ebbene sì, ho deciso di fare una serata Commodore questa sera principalmente perché ho tutto il setup già pronto e perfettamente funzionante per cominciare a registrare le puntate del Commodore 64 Advent Show Season 3 2019, cioè il programma che durante tutto l'arco del calendario dell'avvento vi terrà compagnia su YouTube con un video del Commodore 64 ogni giorno. 1 dicembre un video, 2 dicembre un video, 3 dicembre un video, e avanti così, un so weit, un so fort. Quindi, esatto, molto bene. Ma oggi quindi invece cosa facciamo? Facciamo un po' il punto della situazione, the story so far, anzi per esattezza the frattaglie so far, the frattaglie so far, cioè abbiamo fatto tantissime puntate, questi ormai 5 anni di Commodore e di Kenobi's Box Productions. Questo vino è bellissimo, è bellissimo, devo farvi la pubblicità del vino. Hai anche un maglione di Natale? No, ma volevo comprarmi un costume da Babbo Natale, ma poi ho pensato che va bene pagliacci, ma non c'è bisogno del costume quando sei pagliacci inside. Quindi, mentre valuto il fatto che ci sono 460 spettatori, che stanno salendo gli spettatori, questa cosa mi fa piacere, benvenuti anche, se questa avventura da un lato mi attira, dall'altro mi spaventa un po', ma questa sera giocheremo a tantissima roba che per qualche ragione non abbiamo giocato in tante altre puntate della storia del Commodore. Allora, Gabrata chiede, in questa immagine che vado a rimostrarvi perché ne sono molto orgoglioso, semplicemente perché l'ho fatta, in questa immagine potete vedere che ci sono delle persone vestite da macellai con delle bambole fatte a pezzi, pezzi di carne. In realtà è una copertina censurata dei Beatles, di una collection dei Beatles che doveva uscire in America a chiamarsi Yesterday and Today, ma non è mai avvenuta, è stata censurata perché era stata considerata in pieni anni 60 un filino oltre. Ma può interessarvi che l'omino in alto a destra sopra la faccia di Ringo Starr in realtà è uno dei modelli che posavano per le pubblicità del Commodore, della Commodore in generale. In realtà è uno del VIC-20, quello lì, è un papà che sta regalando al figlio il Commodore, ma in più è anche un sosia misterioso di Julio Iglesias, ma questo non ci interessa. Quindi, arriviamo al dunque. Assopiglia tutto che entra con un Commodore zio Castoro. Niente male, niente male. Allora, puntate, guardate, qua in realtà sono puntate totalmente, non sono proprio puntate, sono dei folder che io cercando semplicemente Commodore 64 su vari hard disk ho trovato. Per esempio Basta per Dio, perché c'erano altre, ma giochiamone uno a caso, che ne so. Adesso la cosa difficile, e anzi se c'è combo completa che è la memoria storica del nostro programma, se lo vuole fare, se io sbaglio e metto un gioco che abbiamo già giocato, voi avete il diritto di punirmi, non lo so, qualche tipo Homo Sapiens non abbiamo mai giocato, proviamo Homo Sapiens. Quindi da varie raccolte folder di selezioni del Commodore 64 degli ultimi 5 anni prendiamo giochi a caso, sperando di beccare giochi che non abbiamo mai giocato. Ieratico, premi F1, va bene, premi F1 e si entra nel vivo. No, punirti, stai calma Sara, punirmi nel senso, no, sei un uomo, stai calma. Load and Run presenta Homo Sapiens. Fase 1. Mangia tutte le banane che trovi. Allora, se non mi sbaglio. Ciao, Shannon Eucrezi, Rasmet 89, Diamond. Allora, a naso, perché poi sapete che ci sono tanti giochi che non abbiamo giocato che provenivano dalle cassette pirata dell'edicola. Ecco, questo io lo riconosco perché un po' ne so. Dovrebbe essere The Human Race, che è un gioco della Mastertronic con musica di niente meno che Rob Hubbard. Quindi sentite la musica abbastanza bene. Sembrerebbe sì. Ciao. Gabriel Don, Human Race. Ok, infatti che cool è, lo sa anche lui, lo dice. Intanto continuano a fioccare follower per il canale. Io vi ringrazio e andiamo a giocare a questo gioco. Allora, io Homo Sapiens, in realtà di Human Race. Io in questo momento sono quella scimmia. Guarda come, oh, che simpatico, come si mangia la banana anche a mezz'aria. Con la musica di Rob Hubbard, uno dei più grandi, grandissimi interpreti. Aiuto, aiuto! Aiuto! Salta su! E muore. Fase 1. Mangia tutte le banane che trovi. Va bene. Le vite 3 se ne vanno e vengono le vite 2. E devo ricominciare pure da capo, no?
Vai via. No, non deve cominciare. Vediamo un po' sì. Non capisco. Sì, forse sì. Sì, ma salta però. Dai che c'è il dinosauro. Dai, salta il dinosauro. Grandissimo, saltato il dinosauro. Questo qua per esempio noi non l'abbiamo mai giocato, che è un peccato, anche perché la Subtune 4 del gioco. Salta, salto! Non farti inculare dal mandingo o da quello che è. Perché ricominciare sempre da capo? Aiuto, aiuto, torna il dinosauro. Ma no, l'ho schivato. Perché sono così difficili i giochi del Commodore 64? Perché? Soprattutto nelle mie mani. Sono la morte, vengo a prenderti per il tuo fallimento. Se vuoi riprovare, premi Fire. Ma vaffanculo. Va bene. Ultima. Seconda e ultima partita. Bello, comunque non bello. Allora, subito arriva il dinosauro, ma io stavolta il dinosauro non me lo inculo. Me lo inculo invece. Cioè, guardate, me se incula il dinosauro. Ah, cominciamo subito malissimo. Comunque dobbiamo essere molto croccanti stasera e passare velocemente da gioco a gioco, quindi non fare quello che sto facendo. Si potrebbe mettere la regola una partita a gioco, senza pietà, cosa che ho già appena infranto. Sì, ma basta però, basta. Va bene. E questo era di Human Race, noto anche in edicola come Homo Sapiens. Grillo Story, subito così, visto che siamo in questo folder. Grillo Story, joystick numero 2, Load and Run, quindi dalla collana Load and Run, COM64, COM64, una delle collane che si comprava in edicola. Chissà che gioco era veramente, scroll, joystick più fire, salto, joystick, va bene. No, Bugaboo, grandissimo classico, bello scoprire i giochi così. Questo è un altro gioco che secondo me non abbiamo mai giocato. Io sono lui. Lui ha un modo stranissimo di saltare. Poi, intanto puoi scrollare a sinistra e a destra, fa una specie di overscan. Se tieni premuto, se invece non tieni premuto, salti. E puoi caricare ovviamente quanto salti, ma vedete che ha dei problemi ovviamente. Un sistema di controllo veramente demenziale. Ma un gioco spagnolo, se non mi sbaglio, che ha avuto un successo enorme, pensate un po', in Spagna. Cosa c'è? C'è un nemico, sì, c'è un nemico. Intanto bisogna raccogliere quelle specie di... quello è un nemico, per esempio, decisamente. E finisce così, brutalista. Ciao, The Gamers House Malta, ma ti saluto con piacere. Ciao, Duncan. Sta cosa del mondo stradale mi faceva saltare il cervello. Ecco, questo è un gioco che effettivamente, quando te lo trovavi nella cassettina, restavi abbastanza in scimmia. Perché comunque aveva un'atmosfera, una sua bella... Guarda quegli occhietti che ti guardano. Sapidi, ma anche virulenti. Difficilissimo. Gioco di una difficoltà quasi senza senso. Basta! Grillo Story, esatto. Grillo Story prima che si bevesse il cervello. Non ce la faccio più, come diceva. Questo veramente è una, sì, un gioco su licenza di Beppe Grillo. Sento che questa idea di avere una bottiglia di vino intera e un bicchiere tutto per me, senza nessuno che possa fermarmi, può essere molto pericolosa nel giro dei prossimi 10 minuti. Questo gioco è una roba pazzesca. Allora, cerchiamo di farlo, eh. Vai. Ola. E lì, però, allora è un po' anale. Devo stare attento perché devo scrollare per vedere, esatto, la pianta carnivora ed evitare di andarci soppressino. Prendo il puntino che non si può prendere. Io credevo fosse una cosa da prendere, ma realizzo che no. Wow. Sto scalando, no, c'è un mostro gigantesco, vai via, 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 yeah, yeah, sto fuggendo dal pterodattilo assassino, mi ha preso, mai riuscito a salire più di tanto, Tyron, credo, ciao intanto, e credo che sia il mio record in assoluto, come si dice a Bulagna, gabana assicurata, non è una bazza, non è una bazza, c'è un lavoro questo, vabbè, grazie Bugaboo, ci giocherei ancora, ma abbiamo un miliardo di giochi, cioè, non lo so, è devastante, sono tantissimi, grazie Kunzi XC, Vita da formica, per esempio, beh, Succhi è un grande classico, no, l'abbiamo giocato e tutto, ma Vita da formica cos'è?
Vita da formica, by Lodron, premi N, no, premi N, vabbè. Ok, va bene, io sono la formica, ok? Vita da formica. La formica potrebbe prendere le chiavi, ma non può. Perché? Perché non può? La formica un po' cammina come se ci fosse la gravità, ma in realtà no. Però può mangiare le uova degli scorpioni. Quando lo scorpione si leverà dal caizo, la formica non può raccogliere queste chiavi. Forse però posso lurare lo scorpione in modo da... Vai via, vieni, ti luro, esatto. Ti luro il siluro. E me ne vado di qua. Siamo in Real Hardware, ricordiamo, stiamo giocando su un vero Commodore 64. Non ho capito la roba delle chiavi, ma probabilmente devo prendere tutte le... Ah! Questo suono quasi da morte di Donkey Kong. La formica ha lanciato un raggio che fa delle cose. Forse adesso posso prendere la chiave. No, non serve, la chiave è inutile. L'ho presa però. È inutile, quindi l'ho presa. Mi piacciono i giochi del comodo in cui devi innanzitutto capire cosa fare. Sei una formica, gli scorpioni ti inseguono, che cosa fai? Vai a prendere una chiave. Strano, un gioco strano. Cos'è, come si chiamava questo? Qualcuno lo sa? Non è Anzac, decisamente, ma cos'è? Vediamo se posso uscire. Grazie, abbonamento per Mark 911. Non è a livello di Anzac, direi no. Soppa è una roba in acido. Soppa. Sozza è una cosa veramente in acido, guarda. Ci giocavo una cosa simile a Galaxy. Di fronte alla montagnola, Sozza, però. Forza. Dai, allora vai via tu però, no? Dai, e qua è proprio classico, classico, classico stronzo. Suoni, suoni psichedelici. Un classico del Commodore 16, va bene. Intanto sono qua, prendo uova, prendo anche i fatti, le situazioni. Adesso uso quel potere di prima, no, non serve. Adesso uso. Attenzione, posso mangiarli. Venite. No, non posso mangiarli. Posso solo renderli invulnerabili. Per un po'. Sta finendo, direi, l'invulnerabilità mia. È finita. Non ho paura, non verrai mai qua. E vai in culo, però. Allora, così. Il bel Commodore è veramente, fino alla fine, si saltava tranquillamente da un Turrican a queste cose qua. È vero, verissimo. Allora, mi turba un po' sto fatto, lui cambia colore, ci sono delle logiche, delle meccaniche celesti che noi non siamo in grado in questo momento di soppesare nella loro importanza metafisica. Cambi di colore, cambi di stato, sign and feedback, è un concetto nel game design fondamentale, sign and feedback, cioè come comunicare al giocatore e in anticipo rispetto a quello che un certo oggetto significa in termini di gameplay, i sign, e i feedback invece, una volta compiuta una certa azione... Ho fatto apparire una mia amica. Adesso la vado a prendere. L'ho presa. Amica, facciamo cose, vieni. Ecco, vai. L'amica sta arrivando. No, vabbè, è folle sta roba. L'amica mi sta scavando il buco per me. È bellissimo. È bellissimo e se quello lì è stupido come credo, io potrò passare. Sì, signori, che meraviglia. Che brutto, quasi può dire brutalismo spinto proprio, eh. Questo finora è il gioco più sfizioso della serata. Ne abbiamo giocati tipo 1, 2. Quanti giochi abbiamo giocato? Non lo so, pochissimi. 2, 3, questo è il terzo. Non va bene, non va bene, non posso soffermarmi così. Non posso indulgere. No, non bisogna indulgere. L'amica Mosca. E la serata Starquake? No, Logan, non è la serata di Starquake. Ah, mi sono distratto, Non è la serata di Starquake. È la serata di giochiamo, cosa che abbiamo... Forse già giocato, ma forse no. Tipo Magica Cina. Senti che promesse orientali che si celano dietro questo nome Magica Cina. Ciao Francesca Zambanni. Ciao. Ah, The Magica Cina Adventure. Questo mi sa che è un Willow Pattern, così a naso, eh. È proprio lui. Questo è un gioco che mi ha sempre affascinato. Questo omino. Wow. Bello però, bello, bello, bello e bello, Ma che cazzo? Cioè, il fatto è che tu dici la nostalgia, no? Ma no, la nostalgia è un corno, non è una questione di nostalgia, qua è... Ma ogni volta dovrò...
E qui muoio, giustamente, perché dovevo raccogliere, mi sembra. C'è un sistema, cioè tipo raccoglie le spade che tira. Esatto, quando tu raccogli la spada poi la puoi tirare e lo uccidi. Fico. Oppure puoi raccogliere un'altra. Qui non torno, guardate che animazione da sciamannato, che è proprio. Ah! Quanto mi piace andare in giro così. Adesso basta, ma io devo rifare, no, la roba. E come no? Vabbè, ormai ho imparato come si fa. E ho la spada. Questo nei cassettini, quando lo trovavo, godevo parecchio. Mi piaceva molto. Con tutte queste musichette, sta roba. Adesso ti faccio vedere io. Strunz. Ah, che soddisfazione. Ah, che soddisfazione. È finito. Ah, che soddisfazione. Bellissimo. Ve lo consiglio molto. È Willow Pattern, giusto? Mi ricordo bene. Grazie del follow intanto anche a Doc Psycho Mantis. È Willow Pattern, grandissimo che cool. Che diventerà Treasure Island su Plus 4 con la musica di Whittaker ed il codice del grande Greg Duddle. Wow. Manager, come brutale un nome manager. Vediamo che cos'è. Un po' paura di manager. Poi cambiamo cartella, perché non va bene il sistema. Scegli la tua squadra. Ascoli, Atalanta, Avellino, Como, Cremonese, Fiorentina, Inter. No, qua. Cazzo, no, Babbit, non è possibile. Ti metti a giocare. È spento, sì. Cazzo, ti metti a giocare manager quando non ci sono io. No, Albini non accetterebbe mai. Mi spiace, ma devo saltare oltre. Vabbè, proviamo a uscire un attimo da questa cartella. Certo che Vita da Formica l'abbiamo giocato. Zax Laser, potrebbe essere Jax Laser, in omaggio di. Questo sarà Zaxxon, cioè sì, evidente. Cioè, proprio senza pudore, proprio si chiama Zaxxon. Vabbè, Nuslu. Cheers, si trasforma in un cetriolo. Ah. Vabbè, Zaxxon è Zaxxon, no? Cioè, che gli devi dire a Zaxxon? Sempre bello, Zaxxon. Forse non tutti sanno che esistono due Zaxxon per Como 64. Esiste Zaxxon della Synapse e Zaxxon della Sega, credo direttamente, distribuito da US Gold. US Gold! Questo credo che sia, tra l'altro, lo Zaxxon della Synapse Software, che io preferisco di gran lunga. Adesso, di nuovo, spero che le nostre memorie storiche, tra cui Bonke Kule, ma siete in tanti a sapere i fatti, mi dirà se questo è quello della Synapse, come mi ricordo, o se mi confondo. Tutto può essere. Nel frattempo, giustamente, Roswell dice: nel frattempo, 620 tizi a guardare un uomo di mezz'età in braghe da lungo da gente che gigioneggia su hardware ormai obsoleto. Ma l'hardware non è obsoleto. Siamo noi che siamo obsoleti in relazione all'hardware. L'hardware è, in fondo, è la sua interpretazione che lo rende più o meno obsoleto. Quindi, da un punto di vista prettamente semiologico, non so cosa succede. Da un punto di vista prettamente semiologico, in realtà è l'uso che fai della sostanza che ne determina l'eticità o meno. E questo vale anche, per esempio, per le droghe, come per esempio per i funghi allucinogeni. Salutiamo gli psilocibe cubensis, per esempio, dei funghi che usati in tuazia, ecco, scusate, stavo procedendo, dei funghi che usati in maniera impropria sono estremamente pericolosi, ma che nella storia dello sciamanesimo hanno dato tantissimo. Quindi, ma cosa sto dicendo? Scusate. Allora, dicevamo, siamo a 650 e non sta giocando a Pokémon. Questa è una cosa pazzesca. Una cosa pazzesca. È già una notizia, insomma, questa. Non sto giocando a Sword and Shield, sto giocando a Zaxxon. Vota Zaxxon. Zaxxon della Synapse. Perdo il fuel. Questo ha sempre fatto cagare, sta parte di Zaxxon, che non capisci bene il sign and feedback, di nuovo. Cioè, per capire se potevi colpire o meno un nemico, dovevi vedere che appariva il mirino davanti a te. Una specie di lock-on su asse frontali. Però non è che funzionava tanto bene. Soprattutto non capivi quando ti colpivano a te. Quindi era abbastanza fastidioso. Dopodiché, a un certo punto, però, quanti bei colori avevano queste stornavine? Tutte colorate. Questo è il fatto. Voi immaginate oggi un gioco AAA con metti di aerei. Un gioco di aerei. Già il concetto di gioco di aerei oggi, insomma, devi proprio andare su Ace Combat. Ma immaginate Ace Combat che ha tutti gli aeroplanini, tutti coloratini buffi. No, non si può. Quindi anche lì l'obsolescenza diventa recupero di stilemi arcaici che possono stimolare e stimolano, per dirci se stimolano, la diuresi, ma non solo, anche la creazione di nuovi giochi. Pensate a tutta la scena indipendente, madonna di Dio, la scena indipendente odierna è come si ciba di tanti di questi stilemi del demonio. Oh, bravo, scegli che ci giocavo questo, ce l'avevo sulla cassettina col turbo tape, ecco, questo sì che è Amarcord. Ho proprio questa isometria dentro, è una sonometria cavaliera, cos'è? Ditemelo voi.
Che difficile che è. Comunque beccarlo lo stesso. Grazie Black, che segue il canale. Va bene. Arctic Fox, senza andare lontano, funghi allucinogeni, la meta muscale. Ecco, è un po' duretta, però quella dobbiamo stare un po' attenti. Buona, non so, non mai provato. Allora, Orso Folle, Magica Cina, lo gnomo, la Rana 2, la Casa Misteriosa, che sarà ovviamente la Casa 2, ci scommetto, la Casa Misteriosa è o quello visto dall'alto, quel fantasma bianca che ti segue, oppure infatti, oppure Harry's House, questo è bellissimo, ma questo l'abbiamo giocato tante volte. Questo l'abbiamo giocato tante volte, guarda, vi speedrunno così un livello così, tranquillamente, con una mano no, con una mano sola non si può. Questo è veramente un gioco, signori, bellissimo. Questo è un gioco bellissimo, super giocabile, consigliatissimo a tutte le età. Il Mario del Commodore 64. No, però, bello, comunque bello, bello, bello. Guardate queste scarpe, questi colori. Ma questo è un gioco che abbiamo celebrato più e più volte nel credo almeno, nella storia del nostro Commodore, perché è tutto giusto, un uso dei colori per dare varietà ai colori sfruttando la risoluzione orizzontale, una serie di cose bellissime questo gioco, veramente... Me gusta. Tutti questi belli oggettini coloratini che mi fanno impazzire. Manic Miner, ma tipo del Commodore 64. Cioè, era un po' la risposta di dire: sì, va, Manic Miner, tua zia, Manic Miner. Però è apparsa la chiave, quindi felice della chiave, con l'ultima vita. Pedine, pensate. Veniva chiamato Pedine. Quello che ha tradotto questo gioco non aveva mai giocato a un videogioco. Neanche vite, chiamava le vite pedine. Curioso, no? Curioso. Ah, queste scene intermezzo, ma raga, ma che è? Il piedone, bravo Gabrata, è un po' il piedone del Monty Python. È avanti così, un so weiter, un so fort. In un mondo bellissimo in cui però le torte ti uccidono. Questo è un dato di fatto. È un dato di fatto che a Stalingrado non passano. E poi tra l'altro anche questa bellezza di... non pixel perfect, perché è un'opposizione netta a Manic Miner, la sua concezione super piccola. Guardate la show, guardatela quella spugna, madonna di Dio che bella. Ma che, com'è che sono così bravi? Cosa succede? Il tappo che fa scendere l'acqua e rivela un altro set di oggetti. Tutto giusto e muoio. E muoio, ma è stato bellissimo. Fine, così, sono mini speedrun. Secondo me la TV è finita, diciamo, giusto, va bene. Un pensiero, non mi rendi partecipe spesso di questi pensieri così profondi. Questa cartella si chiamava Ciao Bupandetta, grazie che hai iniziato a seguire questo canale che dunque, come avrai appena scoperto, prende veri Commodore 64, real hardware, li collega all'internet e vi fa giocare i giochi brutti. Allora, questa si chiamava Basta per Dio. Proviamo nella cartella Borragine. Nella cartella Borragine, beh, c'è Borretti Verdi che abbiamo già giocato, molto bello. Franco. No, non so cos'è, ma Franco c'ha Crazy Little Thing Called Love ed è fatto da LSD85. Bel nick LSD85. Spero che seguirà il nostro canale prima o poi. LSD85. Scusate, adesso mi alzo con i miei pantaloni da lungo degente, che fanno però parte, io devo metterli da contratto ormai. Se vedete questi pantaloni da uomo ricoverato, è così. Ah, che meraviglia! Queen Lee ha iniziato a seguire il canale perché è un fan dei Queen. Come si può resistere a un Commodore 64 che ha sorpresa nella sua infinite possibilità. Ti offre i Queen. Ma che cos'è sto? Adesso sono curiosissimo di vedere cos'è il gioco. Franco, chiamatelo Freddy almeno. Questo vino è ripasso Valpolicella, eccezionale. Un vino che è uno dei miei vini preferiti in assoluto, e oggi ho deciso di comprarmelo per brindare a voi così in solitudine. Potreste dire che sono un uomo di mezza età chiuso in una stanza che gioca dei vecchi videogiochi obsoleti alcolizzandosi. Forse così. Attenzione, siamo 719, non so cosa è successo, forse Vacci Pianino dice che cure no, io sono sotto assolutamente, l'alcol è un gioco che per me... Ah sì, no, ma questo era quello infernalissimo! Questo era quello che c'era le scale che potevi salire solo una parte, l'abbiamo giocato. Questo è un gioco assurdo, perché vedete queste scale, ci puoi salire da un lato...
scendere, una roba un po' strana, Franco. Forse mi confondo con un altro gioco, però. E muore. Forse in realtà puoi salire e scendere quando vuoi. Sì, no, mi confondo con un altro gioco, scusate. C'era un gioco in cui che aveva le scale che potevi... Oh, ma però siete un po' stronzi, eh. E Franco come rimbalza. Bello, Franco, scusate, ma mi prende bene, Franco. Ah no, però ora devi per forza salire su per la scala, perché la scala funge anche da muro, ma poi ci puoi scendere dall'altra parte. Grande Franco, vai. Dai che ci siamo quasi, almeno un livello, dai. No, no, no! Bravo, bravo. No. Vabbè, manca solo un secchietto, adesso lo prendo. Preso. Yeah. E subito su Scott Joplin. C'è un ragazzo innamorato. No, cioè sembrava uno innamorato. In realtà era il cuore che era in sync con lui. No, scende, non scende, non scende, non scende, scende. Prende il cuore, subito così al volo. Belle musiche, Franco, e comunque. Aiuto, aiuto! Franco non è facile, Franco non perdona. Signori, The Luke si è trasformato in un ananasso. Non male, Franco, è il potere di Franco, sono contento. Franco, qualcuno sa per caso sa cos'è Franco? Ah, è Frantic Freddy, grazie. Ma veramente Frantic Freddy? È così Frantic Freddy? Ma sul serio? Ero convinto che fosse un gioco completamente diverso Frantic Freddy, grazie. Ma veramente? Ma mi confondo? No. Frantic Freddy non è quello del pompiere? Non me lo ricordo. Allora, intanto vado un attimo indietro. Sprite con quella coppola bianca è chiaramente DJ. Vabbè. Allora, cinese. Avevamo prima provato quell'altro gioco. Ma vediamo se questo cinese è lo stesso cinese. No, è un altro cinese. Vediamo cosa fa questo cinese. Abbonamento per Christian Beretta 84. Cheers a te. Questo è un altro cinese. Comunque la Cina era affascinante. Se premo il tasto rallento, il potere di rallentare me stesso, un bel potere, guarda, vado, premo il tasto e rallento. Vedete, ma cosa devi fare? Beh, devo prendere uno di questi bastoncini, sicuramente mettermeli nel cappellino. La Cina, non è facile capire la Cina, sapete che c'è Clash of Civilizations, non è semplice. Vabbè ragazzi, non so cosa dire. Attenzione, fa cose, guardate, sta facendo cose. Ok, ho capito. Devo andare qua a prendere il piatto, esatto. Prendere il piatto. Ah sì, mi ricordo, metterlo in equilibrio. Un Chinese Juggler, infatti si chiama il gioco. Poi devo prendere un altro piatto e metterlo qui. E metterlo qui. E metterlo qui. E metterlo... Cosa è successo? Dove va? Perché l'ho tirato? Non si sa. E poi intanto devo andare qua e dare dei colpi per far sì... che non smetta di girare, capito? Perché se no, poi è brutto. No, aspetta, no, aspetta. Mettiti qua. Oh, cazzo! Scusate, ecco, ce l'ho fatta. Ma il piatto qui sta per smettere di... Ma io li vado sopra così. Esatto, e lo faccio girare di nuovo. Ragazzi, ho capito come si gioca. Fantastico. Quindi lo scopo del gioco sostanzialmente è mettere tutti i piattini. E io questo farò. Vai. Sì, con una pixel perfect di tua zia, però. Cioè, ma perché? No, aspetta, fermo. Aspetta un attimo. No, si sta fermando. Rage quit. Bello, Bello. Interfaccia pulitissima, chiarissima. Sign in feedback, come dicevo. Pulitissimi. Cavol Planet. Capite la quantità di giochi che noi abbiamo... In una galassia lontana. Cavol Planet, un'avventura nello spazio-tempo by Pete and Bobo. No! Premesse. Credo proprio che ti sei fracassato. Vuoi registrare da nastro un gioco in sospeso? No. Ti servono istruzioni? No. Ti spiace dirmi il tuo nome? Sì. Grazie, sì, ti sarò vicino. Vabbè, penso che può bastare, è un adventure testuale che mi fa molta paura. Però il titolo è molto bello. Cavol Planet.
La principessa non c'è più. La spia della camera stagna ti segnala che essa è stata aperta verso l'esterno. Cosa sarà accaduto? Il laser è per terra. Ti accorgi che il cristallo di energia è sparito. Senza di esso la tua nave non potrà ripartire. Deve essere stato preso da qualcuno. Devi ritrovarlo. Senza Aurora non puoi completare la tua missione. Istruzioni. Ammazzati. Usa due parole. Ammazzati, zio. Mi spiace, ma non vedo come. Con una mazza, perché vuole due parole, quindi scrivo una mazza. Attaccato, sono due parole. Mi spiace, ma non vedo come. Cacca. Usa due parole. Cacca brutta. Vabbè, allora. Vabbè. Allora. Che cura dice questo per ricordare che nelle scene Commodore, non solo in questo periodo, c'è una grande scoperta. C'è una grande scoperta tra test testuali e c'era anche una diffusissimo magazine cartaceo distribuito. Stai chiaramente scrivendo al cellulare, che cura, mi dispiace, è un supplizio che non augurerei a nessuno. Interessante, questo ci introduce al concetto anche di parser. Cos'è il parser? Nelle avventure testuali il parser era... No, siamo a 762, boom, così, debotto, senza senso. Il parser cos'era? Era l'interfaccia testuale che permetteva al giocatore di comunicare. Vai a nord, prendi chiave, metti chiave, infila chiave, estrai chiave, lubrifica chiave, tutte quelle cose lì. Ok. Ciao Edobex. Adesso io però vi faccio una world first. Voglio farvi vedere un mio gioco. Cioè, non è proprio un mio gioco. Io a un certo punto l'anno scorso... Ciao Giuliano 80! Ma c'è stato tipo un qualcosa, un raid, non lo so. È bellissimo. Allora... Psicologo elettronico, signori. Adesso state assistendo ad un World First, lo strizzacervelli elettronico di Bisboch 2018 per edizione Kino Bisboch. L'anno scorso a un certo punto ho detto vorrei fare... Ciao Mari 434, ho iniziato a iscrivervi al canale. Io ho l'impressione di essermi perso un ride così zitto zitto, però vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti voi che siete venuti qui. 814, ma cosa sta succedendo? Siete venuti, signori, 814, buonasera, questa è la Kino Bisboch Productions, giochiamo al Commodore 64 su un Commodore 64, vero questo qui. Qua collegato a internet, è molto semplice. Ciao Lolle, Lolle. Quindi vero Commodore 64. Ah, siamo in home, ecco, questo è questo spiega tutto. Oh, grazie Romaine. Dunque, questo è un gioco che io ho tradotto, ho fatto la localizzazione. Questo è un celeberrimo programma per Commodore 64. Grazie Outset __. Ragazzi, che figata, cioè così tranquilli, tutti i ray sono segnalati, quindi siamo 814. Comincio ad avere un po' di ansia da prestazione, ma proprio in questa occasione, davanti a tutte queste persone, presenterò questo mio software strizzacervelli elettronico Bisboch 2018 per edizioni Kino Bisboch. Sono qui per aiutarti, parlami dei tuoi problemi, inquietudini, sogni. Cos'è questo? Questo è un famoso programma psicologico che si chiama ELISA, vecchissimo, che era la prova per cui tantissima gente con i primi computer usava questo programma e aveva la sensazione che il computer... Ciao Friccio 14, ma è bellissimo, tutti che seguono il canale. Quindi con i primi mainframe si voleva dare l'illusione, anche MRGRNDR, ciao, si voleva dare l'illusione di che il computer fosse intelligente, che ti rispondesse a tono a quello che tu dicevi. Quindi... Ah, abbonamento anche per Elderwind, ma raga, che bellezza, sono super felice, soprattutto di presentarvi questo mio software fatto per Commodore 64, manipolando il software originale di ELISA e traducendolo in italiano, probabilmente con dei difetti terribili ed esploderà tutto, ma fa secco, ma proviamo. Quindi, qual era lo scopo di questo parser, di questo tipo di interfaccia? Era farti credere che il computer ti capiva, e si faceva con dei giochi, con delle strutture sintattiche particolari. Sono qui per aiutarti, parliamo dei tuoi problemi, inquietudini e sogni. La vita, sì, lo so, Schilletto, c'è la il Forgets mi ha mandato un messaggio, non riesco a leggerlo senza far esplodere tutto. Non riesco, scusami Forgets. Non sono riuscito. Esatto, Turing Test, dice Logan Braddock, esattamente. ELISA, bravo, che cure. Allora, vediamo un po'. Quindi, parliamo dei miei problemi. Allora, io sento che sto diventando vecchio. Gli spazi, Dio santo, anzi no, sento che sono vecchio, riassumiamo, sono vecchio e gioco ancora al Commodore
Questo per esempio è un mio problema. E lui ti rispondeva, ripeto, l'ho tradotto io, scusa non ho capito bene, sono vecchio. Continua, 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 un po' la Lino Banfi, no? Continua, continua. Il Forgets, vorrei vedere la tua notifica, ma mi sparisce ogni volta che cerco di, perché sono un cretino. Vabbè. Allora. Tranquillo, tranquillo Andrea, è per Fabio, mi dice il Forgets. Benissimo. Non so cosa sta succedendo, ma va bene. Ok, sono qui per aiutarti, parlami dei tuoi problemi, inquietudini, sogni. Sono vecchio, allora, sono vecchio, continua, continua. Ho la prostata. Cioè, tutti hanno la prostata, però spesso uno si sente dire, la prostata, ho la prostata. Certo che è la prostata. Ho la prostata. E ciò cosa ti suggerisce? L'ho tradotto al volo, tipo 2 anni fa, poi mi sono dimenticato di averlo fatto. Quindi, cosa suggerisce? Che sono un uomo. Sbaglio o non parli tanto volentieri dei tuoi parenti? Ma in effetti ti dirò. Adesso lo frego. Bisogna capire il momento in cui si capisce, casca l'asino. È molto importante per te parlare di questo argomento? No, infatti non ne parlo mai. Imbecille. Perché no? Perché mi stai sul cazzo. E questa è la vera ragione. Vedi, lui se praticamente ti rimbalza le cose, ti costringe a pensare a modo tuo al tuo problema psicologico. No, in realtà mi vergogno. Intanto qua è una pioggia, ringrazio tutti. No, in realtà mi vergogno. Dici no solo per essere negativo? No. Percepisco vibrazioni negative animare il tuo spirito. Si vede che l'ho tradotto io. Ciao Fiavellone. Poi mi dovrò capire cosa è successo. Va bene. È stato vedermi per tanti anni su Twitch. Mi spiace se è finita con una parolaccia in diretta. Non lo so. Allora, percepisco vibrazioni negative animare il tuo spirito. Sì. Cambiamo gioco. Dove è il punto di domanda? Qua. Quanto è importante per te? Cristo! Fa caldo per indovinare, comunque. Perché dici questo? Ma io avevo fatto una cosa che se scrivi le parolacce, lui ti rispondeva apposta, ma non funziona. Mi ricordo più come avevo fatto, ragazzi, quindi... Cacca! Scusa, non ho capito bene. Forse è stupido. So che avevo messo una serie di parolacce che se le scrivevi lui reagiva male. Continua, continua. Coglio. Scusate, ma è un test scientifico. Questa è psicologia e interfaccia di Turing della supercazzola, E ciò cosa ti suggerisce? E vabbè, vaffanculo, vaffanculo. Finiamo con vaffanculo. Scusate, ma è proprio per vedere a che punto si può arrivare. Oh, ho studiato dalle suore e mi metti in imbarazzo. Scusa. Oh, fina, chiudiamola così. Comunque, mi sembra più figo, però in effetti. Non ti scusare. Scusa, non ti scusare. Ok. E poteva passare il pomeriggio, capito, a parlare con il computer così. Noto che parli malvolentieri di sesso. Ma... Cioè... Vabbè.
Questo ci dà il gancio per andare nella cartella sesso, giustamente. Questa cartella sesso, io non so sinceramente cosa ne abbiamo fatto. Voi, grandissimi esperti di... grandissimi esperti di noi, kenobismo, vi ricordate esattamente perché c'è una cartella sesso? Abbiamo fatto una serata sesso? Non credo. Cos'è Fuckman? Proviamo Fuckman. Non funziona Fuckman. No, che peccato. Che peccato, era sicuramente fucking Fiona. Important fuck selection. Fucking Fiona. Vai. Pronti ovviamente a censurare tutto qualora. Anzi, sono pronto qua, guardate. Sono pronto con frattaglie. After 6 months of fucking around. Certo che abbiamo dei giochi veramente strani. Rotec proudly present. A playable demo called fucking Fiona, immagino. No, 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 ho sbagliato il tasto, fermo. Ah, Cristo. Ma Fiona, ma che cazzo, ma siamo ancora in fascia protetta, sono le 10:30. Dio santo. Real hot and playable demo. Vabbè, scusate, stavo guardando, scusa. Va bene, no, niente, questo lo togliamo, un po' estremo. Ecco, siamo tornati, salve. Scusate. Sì, ma credevo fosse un'avventura testuale. Invece era un gioco del 92 della Nuova Zelanda. Fucking Fiona. Vabbè, ci torniamo dopo, volete, su Pressurewurst 2. Perché secondo me adesso è un pochino presto, così a naso. Mi sembra che sia un po' prestino per questa cartella così. Un po' hot. Boff. Chissà cos'è boff. Boff, second boff. Un po' paura. Vabbè, lasciamo stare. Ovvio. Torniamo dopo. Torniamo dopo. Vediamo Silver Bore. Shit. L'avevamo fatta una serata, la merda del Commodore. Ma non mi ricordo se funzionava o no sta roba. Tipo, Masoch Dungeon. Funziona. Tyler's Dungeon. Masoch l'avevo chiamato io. Press the fire button to start. E questa è una serata sulla merda del Commodore, ma secondo me questo non lo abbiamo fatto. Qualcosa mi dice che no. Ma io vorrei provare una cosa. Adesso se io faccio saltare il computer, siete tutti testimoni che è colpa mia. Beh, ovviamente. Allora, vorrei provare con questo adattatore che vedete qua a attaccare il pad del Super Nintendo al Commodore 64. Secondo me è importante fare questo esperimento così. In realtà è un adattatore per MSX. Se c'è qualcuno che vuole fermarmi... Babic ci suoni popcorn. Così. Che non faccio quello che mi si chiede, così pim pum pim pum pam. Allora, dicevamo, dalla chat suggeriscono di non farlo. Il pad del Master System funziona, ma funziona, l'ho già usato anche. Ma MSX non ha anche secondo tasto? Sì, ma non facciamo gas. Dotto c'è fermo. Ti va bene, facciamolo. No, l'ho già fatto tante volte, ragazzi. Ho già fatto tante volte. Sono tranquillo, so quello che fa. Infatti, il gioco è partito immediatamente. Ah, eccoci qua, stiamo usando un pad del Super Nintendo. Ma questo devo prenderlo? No, lui mi serve, benissimo. Che bello questo personaggio, molto, molto sexy. Treasures found, anche uno. Lui continua a seguirmi. Ha un orologio sulla pancia, lui, può essere. Ehi!
You've been caught by Lurk. Start over. Don't give up yet. There's a $500 at stake. Ammazza. Vabbè. Una roba. Ovviamente è brutto, effettivamente. Vabbè, devo provarlo così. L'abbiamo provato. Ciao Alone! Caraibi! Allora, con quello di Mega Drive, se premi Select ti frigge il Commodore. Su SNES non so quale tasto sia combinato quel pin maledetto, quindi è meglio evitare. Ma non c'è un pin che frigge il Commodore, sennò vorrebbe dire che esiste un pin o una combinazione di pin. Al limite è un problema di tensione eccessiva o di richiesta esosa di energia. Ma Superman, ma perché Superman dovrebbe essere sotto shit? Superman è bello. Me lo ricordavo bello. Super... Ah, bello Superman. Questo ce l'avevo anche sulle cassettine. E poi c'è Superman, c'è anche Superman rosso, il famoso Superman rosso. E niente, è Superman, insomma. Cioè Superman è una specie di non lo so, cioè. C'è Superman che uccide Superman rosso, più un'astronave che posso uccidere, no? Che mi spara ma non può colpirmi mai perché sta troppo avanti. Poi si lancia in picchiata verso il basso, è bellissimo. Mio, si gira e poi scende. È molto bello, molto bello. Diciamo che non è non è la cosa migliore che ho giocato oggi. Ecco, vabbè, grazie per Superman, è molto bello. E capito, qua c'erano un casino, cioè c'era Postman 2. Perché Postman 2 dovrebbe essere brutto? Secondo me è bello Postman 2. Postman 2. Cosmos. Vabbè, questo c'è Post... Ah, è Postman Pat. Postman Pot. No, Postman Pot. UR, damn it, it's Postman Pat. Che ridere. Ma perché avrei dovuto metterla... No, sotto merda. Non è mica brutto questo. Cursor down, home, return. Ok. Cursor up, cursor down, home, return. Ok. Vai. Postman Pat, questo era un bel gioco. Oh, la miseria, che bellezza. Postman Pat, the computer game, roba su licenza. Wow. You have 1 hour. Bellissimo il postino ubriaco. Oops, you have crashed, get another van. È bello perché è fatto con estrema cura, ma è completamente sbagliato come gioco. C'è questa macchina incontrollabile. Ma va sempre così, non è che posso scegliere. Ops, you have crashed, get another van. Esatto, esattamente tipo gli ingredienti per la frittata del giorno dopo, ma a distanza di 5 anni, Wallone, in pratica. Sono cartelle che conservo da Game Over. Che laconico, mamma mia. Cartelle che conservo da tantissimo tempo. Questa è la cartella shit, ricordiamolo. Vediamo il volume 8. Stronzo Bonzo, Teacher Buster, Times Reflex Sheet, Topper Copper. Topper Copper mi dice qualcosa. Cos'è la Topper Copper? Topper Copper mi suona. La Topper the Copper. No, vabbè, ma l'avevamo visto. L'avevamo visto. Topper Copper l'avevamo visto, secondo me. Però la musica di Ben Hill. Quindi va bene, ma intanto questi follow è bellissimo. Mamma mia, ragazzi, che bellezza. Abbiamo un sacco di follow, io non so perché, ma è tutto molto bello. Ok, Topper Copper, vai. F1, F7, F5, F2, F1, F2, F3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prova tutti i tasti. E poi a un certo punto rage quitta quando smette di trovare il tasto corrispondente. Vai! Dai! Su! Adesso puoi premere select, no? Yakety yak, yakety sax. Stronzo Bonzo, vabbè, grazie. Grazie Topper the Copper, ti ricorderemo così, come una schermata immobile da cui non si può fare nulla. Stronzo Bonzo cos'era? Ma li abbiamo giocati questi, secondo me, nella serata shit.
Allora, siamo così non... Fabio mi scrive, scusate, mi leggo cosa mi dice Fabio. Siamo così non sparata che forse è meglio evitare la cartella sesso, tanto è fighissimo tutto, mi scrive Fabio, e giustamente lo leggo. Grazie Fabio, grazie, assolutamente, assolutamente, ma è stato un errore, è stato... Non credevo che Fucking Fiona, cioè non c'era niente anche nel nome che mi faceva pensare che Fucking Fiona potesse essere un gioco poco conveniente. Quindi, per fortuna, questo gioco olandese bellissimo mi sta dando grandissime soddisfazioni. Ciao Zambi96, ben arrivato. Intanto torniamo su Twitch. Allora, sarà una tech demo, vediamo cos'è questo, eh? Sono emozionato, vai. Basic Bonzo. Ma è bello Bonzo, guarda che carino Bonzo. Secondo me l'avevamo giocato e secondo me avevamo anche scoperto che non era brutto Bonzo, perché cioè, quando vedi chiaramente stronzo Bonzo è chiaro che ti viene voglia, no? Bonzo, paccale punted, ma spara un border monster, spiel mit joystick. Ah, Bonzo era figo, mi ricordo che era stata la, il gioco a sorpresa conclusivo della... Era stato il gioco a sorpresa conclusivo di una serata della merda del Commodore, perché in realtà era giocabile, ma in generale questi giochi in cui devi raccogliere la roba con i nemici che si spostano è difficile che proprio facciano schifo, cioè nel senso comunque se sono croccanti nel sistema di controllo, paura, e soprattutto se degli elefanti verdi e azzurri ti seguono, cioè cosa può andare storto? Sei sereno, sei Bonzo. Bellissimo. Ah, perché guarda come scoppiano in dei cumuli di merda, è bellissimo, bellissimo, è estremamente poetico anche. Ricordiamo Real Hardware Commodore 64. Stiamo cercando tra le frattaglie, tra i giochi frattaglie che abbiamo evitato di giocare, quindi non abbiamo dato la giusta importanza nel corso di questi 5 anni di Commodore 64. Perché? Perché e io a mia volta vengo tramutato in un cumulo di merda. Vabbè, succede. Stiamo cercando. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo proprio il punto della situazione, perché dal 1 dicembre comincia Commodore 64 Advent Show Season 3 2019. Che cos'è Commodore 64? Per chi non lo sapesse, è un format che c'è su YouTube, e su YouTube noi mettiamo per tutto il calendario dell'avvento ogni giorno un gioco del Commodore 64. Facciamo un video, un filmato YouTube, quindi scusami Twitch se ti tradisco col tubo, ma lo mettiamo, mettiamo questi giochi di Commodore 64, uno al giorno, anche più in realtà a seconda del caso, fino all'avvento, fino al Natale, fino alla nascita del Gesù bambino. Inceneriti, esplodono, bello questo momento satisfaction proprio di vederli ridotti ad un cumulo di palta, è molto soddisfacente. Visto che siete 853, vi segnalo anche, ma sicuramente è già stato fatto, il disco, Fabio Kenobi Bortolotti e Andrea Babish, a me, che a Fabio Kenobi Bortolotti in questo momento è col dottor Pira, ricordiamolo, in un eremo campano, nel senso della campagna. Chi? Vabbè, bello Bonzo stronzo, ma dobbiamo liberarci un po' dalla cartella merda, secondo me, perché siamo un po' invischiati, Kafka shit, Conquest Cree, Cracker shit, Hercules, sapete, sto cercando di non fare i giochi che sicuramente ho giocato la prima volta vedendo il nome, quindi vediamo, Hercules, 84, press fire to continue, 84, quindi importa. Ah, sentite l'epos, sentite l'archetipicità estrema di queste figure. Press select number of players, 1. The six labor was too blah blah blah. Ah, sono le fatiche di Ercole, va bene. Ed eccomi qua, sono morto. Beh, mi piace molto la scelta di... Beh, dai, ha un suo perché. Anche qua c'è croccante, si salta, che problema c'è? Si salta, si cade. Croccante è forse un'altra cosa, non è proprio un gioco croccante. Guarda come sono riuscito a cadere, ma non schiantarmi, ma uccidermi. Poi cambiano i livelli, perché sono le sette fatiche di Ercole, quindi... Ah, è una piattaforma bruciacchietta. Sì, in effetti è abbastanza una merda, Hercules. Il cavallo, il grande cimento del cavallo che mi infiamma le piattaforme sotto i piedi. Io credo che posso andare anche di qua. No, non ce la farò mai. Vado di qua, allora. Il cavallo si è chiuso dietro una porta, si è trincerato. Che bello, il suono del salto è inspirational. Ciao Branza, ben abbonato al cri. Beh, bello, è bello, ma non ci vivrei, ecco. Leaping Lair, bonka.
Bonca. Boica. Allora, porta. Bonca. Bonca secondo me è buono, eh. No, non abbiamo istruzioni. Inserisci il nome. Bisbel. No. Allora, Bonca è chiaramente un clone di Space Penny. Che esistevano milioni di cloni di Space Penny che nessuno ha mai capito perché. Perché era un gioco un po' di merda. Ta 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 ta. Adesso posso creare e distruggere. Ecco perché non era proprio così un gioco di merda in realtà. Soka! Bellissimo. E si ricomincia con due mostri. Però adesso il martello. Curiosa questa cosa di farti prendere il martello. Sono un po' io. Questa violenza inaudita del gesto. Strano, sta roba di farti prendere il martello all'inizio. Vabbè. Wow. Molto bella la palette. Non so se siete d'accordo con me, ma la palette di Bonka ha un che di zuccherino che non te lo spieghi. Anche conosciuto come Rocco, mi segnala che cule. In effetti, Rocco, sì, si potrebbero dire molte cose, in effetti, su... Vabbè, il gioco di una monotonia sconcertante, possiamo dirlo, è ufficiale. Sac! Bello. Ma quella porta lì in alto? No, niente, quella porta non serve a niente. Ma io posso morirne? Sì, push! Disteso, bello Bonka. Non mi dispiace. Dino X, House Usher. Leaping Larry. Leaping Larry mi dice qualcosa. Ricorda Super Mario e Donkey Kong? Sì. Leaping Larry by Simon Scott della Krypton Force. Vabbè, io credo di potermi bere un... così. Non voglio fare pubblicità, non voglio far sembrare in nessun modo, signori Twitch, un endorsement del vino, ma se no devo alzarmi. Quindi mi sono preso un bicchiere così di succo di frutta. Visto, devo stare attenti, tutte queste persone bisogna rigare dritto adesso, eh? Basta scherzare, stacca stacca, donne nude. Vai, vai Simon Scott. Sì, giochiamo? Dai, Simon Scott. Si parte, ok. Beh dai, una roba. Allora, interessante, se tieni premuto il tasto, lui salta in alto, che non serve a niente. Quindi devi appena appena premerlo, perché sennò lui va in verticale su. E anche scende. Oh, finalmente uno che non si fa male quando cade, questo è importante. Che delicatezza! Non va su come un angelo, va su come uno scheletro, un po' di confusione, però interessante. La musica è una delizia cacofonica ad altri tempi, letteralmente. Guardate quell'omino che mi tira le frecce, tra l'altro, laggiù. Che bella espressione che ha il nostro amico Larry. Dio mio Larry, però. Dai, voglio arrivare almeno la chiave. Dai, 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 dai. Dai, crediamoci. Quindi uno dice, va, perché secondo me l'errore del retro gaming, per chi, insomma, chi segue Kenobisbo c'è un po' lo sa, l'errore del Christian. Scusate, mi sono schiantato, poi mi sono fatto un... Mamma mia, che dance macabre. Mamma mia. Vai. No, adesso è questione di principio, Larry. Non è del tutto cacofonica, a tratti. La mano, guardate il braccio di Larry. È molto sottile o se ne vede solamente uno dei lati? Ah, perché ho saltato e se notate i pixel del soffitto in quel punto sono leggermente più bassi, quindi in grado di toccare la mia hitbox e uccidermi. Maria, avete visto che tra l'altro fa punti quando cade Larry? No, solo quando cade dall'alto. Qua sarà difficilissimo riuscire a passare, ma ce la faccio. Qui quasi impossibile. Dio mio, Dio mio, Dio, rage quit. Ciao. Bello, 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 bello.
qui che c'è? Burr Shit 2, Ambush Shit, ah, questo è un classico, questo è un classico. Questo è un classico, ve lo farei vedere quasi quasi. Lady This Baby, questo abbiamo giocato, ma è abbastanza particolare. Buonanotte, Magiustra, buonanotte, buonanotte, buonanotte. This Baby è praticamente l'idea discutibilissima di fare un gioco satirico sul figlio di Lady Di. Lady Di che, come vedete qua, purtroppo ha già subito un drammatico incidente, o perlomeno la pixel art lo suggerisce, pace all'anima sua, e quello è il figlio, l'attuale, uno di quei due pupazzi, non so. Uno di quelli, The Joys of Parenthood. Quindi c'è questa idea geniale e satirica di mettere il principe Carlo, come vedete, a raccogliere merda che scende dai vasetti e tirare in cambio rotoli di carta igienica. Quindi un po' così, ma è una roba. Non ho capito se raccogliere merda mi fa fare punti o no. Comunque, anche così si poteva sbarcare il lunario negli anni 80 del Commodore. Le gioie della Parenthood, un pannolone che cerca di uccidere, una specie di versione di centipede ma con più merda, potremmo dire scittipede. Quindi spari i rotoli di carta igienica, tra l'altro quella rosa, quella bella, Space Invaders più un po' di centipede con questi, non capisco se ho energia, se secondo me non ha nemmeno importanza, della Bad Taste Yak Society. Vediamo cosa succede nel secondo livello, magari è tutto così. Mi pare di schiamasse in edicola. No, ma no! Che fatica. Che insoddisfazione. Radical shit, dice qualcuno. Va bene, ma usciamo da questa shit, perché sennò è pericoloso. Silver Ball l'abbiamo vista, no? No, forse no. Galvano 2. Femmine tribali. Una roba, eh? Femmine tribali, secondo me. Dai, vai con femmine tribali. Vabbè. Femmine tribali. Che grossolano anche nel titolo. Femmine tribali. Ah, ma femmine tribali non è altro che The Legend of the Amazon Woman, no? Guardate, guardate l'animazione, guardate la cura dell'animazione, come cammina, come Obelix un po', però è una femmina tribale. Contemporaneamente qualcuno mi tira delle frecce da fuori schermo e intanto le femmine tribali combattono con degli sprite, peraltro gradevoli è un'altra cosa, però comunque fatti in alta risoluzione, cioè con un layout nero pixelato di pixel singoli che va a coprire uno sprite più grossolano con pixel a colori ma di size orizzontale doppia sotto. Quindi praticamente questi sprite su Commodore 64 venivano fatti con due sprite, uno l'outline nero sopra a coprire le imperfezioni dello sprite grossolano che invece stava sotto, lo sprite grossolano multicolor. Spiegazione, che tribalità, sentite la tribalità, proprio la sento fortissima, soprattutto quando mi arrivano queste frecce negli stinchi. Ma poi anche non capire assolutamente se le sto facendo male o no, cioè questa cosa senza senso. Ah sì, ma ci sono delle barre di energia, direi che siamo pari. È talmente bello il gioco che mi accuccio, guarda come ti evito la freccia, ma mi alzo in tempo per prenderla nella nuca, una delle mie specialità. Tu intanto veramente mi stai rompendo i coglioni, comunque, perché vorrei almeno sconfiggere una femmina tribale. Tac, prendi questo, femmina tribale. Ma non c'è che tipo schiaccio spazio e... Ah, è la pausa che mi fa pensare che ho distrutto tutto. Femmine tribali. In realtà non c'è scorrimento perché usa lo stesso sistema copia grafica dello Spectrum, infatti proprio si vede quel sapore di lentezza dello Spectrum con in più qualche colore, però tanta lentezza. Quanto manca allo strazio? Tra l'altro solo 2 minuti e 17 e continua a tirarmi frecce. Adesso io vado sempre così, ti sto facendo male o non sto facendo niente? Non sto facendo assolutamente niente, lei ha smesso di reagire proprio. Sta mostrando tutto il suo tribalismo. Lei, tra l'altro, è membro dei Tribalistas, che voi tutti ricorderete. Vediamo se riesco a morire adesso a un colpo dalla vittoria o no. Vieni qua, femmina tribale, vieni qua. No, sono morto io! E guarda come se ne va quell'altra! Potrei anche dirvi che io ero quell'altra. Sì, sì, ho vinto. Vinto. No. Vabbè. Femmine tribali è stato bello, 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 ma vorrei veramente... Vinsero la battaglia grazie alla loro fuga, come ci ricorda sapidamente Filippo Contorno. Va bene, discutibile. Philox 1.
Anche Girri. Girri sarà Girus. Se Girri non è Girus, non ci credo, dai. Girri. No, invece Girri a sorpresa non è Girus, è Girri. Ah, Girri è un girino, quindi un Frogger-like. Tipo Souls-like, ma è un Frogger-like. Va bene. Vediamo un po' cosa succede. Ah, no, non è, invece non è un Frogger-like. È... Allora, ah, figata, ho capito. Aspetta. Praticamente è un gioco dei 15 in cui tu devi garantire che il nostro amico Froggy, Girri, come si chiama, continui a mangiare. Questa è una roba, questo è da fare. Questo è da fare in qualche modo. Lui va di là, perché va di là? Non si sa. Ah, perché in realtà non muore quando... Non muore quando tocca la... Non lo so, non capisco. Dove andrà Girri? Bravo Girri. Nappa Girri. Bravo. È una roba, non è il primo gioco che lo fa. Ricordiamo il bellissimo gioco di trenini di Konami, Gutang Gotong, noto anche come, non mi ricordo, Locomotive o qualcosa. E anche Happy Trails, un gioco della Activision per Intellivision, mi sembra, ma adesso sto citando un po'. Un bel concetto da portare avanti. Glabatronic, senti che roba, no? Aspetta. Glabatronic, tutti i giochi che abbiamo messo in cartelle, selezionati amorevolmente e mai fatto niente. Glabatronic, vai! Vai, Glabatronic! Locomotion? Sì, può essere. Dove ci vedi il gioco del 15? Nel fatto che io non controllavo la rana, ma controllavo le tessere, quindi le spostavo come nel gioco del 15. Sì, non l'ho detto, ma in realtà non controllavo la rana, io stavo controllando le tessere. In quello vedo il gioco del 15, ma qui invece non vedo un cazzo. Forse facendo così però riusciamo a farlo funzionare. Vediamo se la mia intuizione è corretta. Ebbene sì, Glabatronic, sento un profumo di gloria, premere fire inizia. Oddio, cos'è sta roba? Attenzione, ma sto gioco non è mica brutto, eh. Cos'è Glabatronic, ragazzi? È un gioco che dovrei conoscere, lo so. Datemi una mano, cos'è Glabatronic? Cioè, qual è il nome vero non da gioco pirata di edicola di Glabatronic? Me gusta la Glaba, eh. Ah, c'è cioè, tipo Pengo. No, è diventato un mico. Se colpisci i nemici, li puoi trasformare in blocchi e puoi sparare i blocchi. E probabilmente se unisco i blocchi faccio punti. Assolutamente no. È stato bello crederci. Anarchy, mi dice che cure. Grazie mille. È effettivamente abbastanza. Non è per niente Anarchy, ma penso di dover fare cose. Poi sono questi blocchi strani. Bello, ma è troppo per le mie capacità mentali in questo momento. Quindi, grazie a Anarchy in the UK. Ah, l'ha giocato Santilio poco fa, grandissimo Santilio che salutiamo, io stimo tantissimo il buon Gianluca Santilio che con la sua macchina del tempo fa delle bellissime attraversate, traversate, magistretti.png, ovviamente è un nome che ho messo io, arbitrariamente, Bandits, ho chiamato Magistretti, totalmente a caso, per incuriosirmi probabilmente, questo è il me del passato, quindi... Allora, ah! Bandits, ma perché secondo me mi ha detto che era bello Bandits. Ho salvato un ostaggio e ho ucciso un cattivo, va bene. Non è male Bandits. Beh, sono forte però. You are their only hope. È una specie di green sun food. Tieni, ti apro. Il salto di Bandits è imbarazzante. Tipo è sulla luna, il povero Bandits. Bloodfingers Army, liberate the hostages. E come faccio? Non lo so. Devo trovare delle chiavi. Ho ucciso gli ostaggi? No, quelli erano cattivi. Erano chiaramente cattivi, se muoiono sono cattivi, no? Bene. Porta chiusa. Non è male. Joe Blade, bravissimo. Joe Blade in effetti è una fissazione di magistretti. Quindi io avevo chiamato magistretti il gioco per... Ho salvato un ostaggio, bellissimo. Ma non è male, a parte questo salto lunare veramente fastidioso. Mi piace molto il fatto che non puoi morire. Odio i giochi che hanno, mentre giochi, uno scroll text, una cosa che mi fa impazzire. Chiavi. Ah, semplice. Adesso posso aprirli, quindi. Ciao. Explosive and make a door key. Vai.
Mi piace come muore la gente. Stile cagata di Ronin. È vero, si trasformano in Mister. Qualcuno dice Mister Magoo con il fucile. Intanto ho schiacciato un tasto che ha bloccato tutto. Vabbè. Trallallero, trallallà. Completamente. Comunque ci vogliono anche delle bombe. Non bastano le chiavi. Ci vogliono le bombe, come diceva. Come diceva Bennato nel rock del Capitano Uncino. Credo. Va bene che ammazzi tutti con un colpo, cioè è fantastico, come se avessi una smart bomb. Forse sto usando una smart bomb, ma vabbè, non ha senso questo, posso dirlo. Però c'è una porta e una chiave, attenzione, attenzione, vai. E infatti riesco ad entrare qua, e riesco ad entrare anche qua, e non riesco ad entrare qua però, e allora vedi. Però alla fine in un gioco la cosa importante sono quelle piccole azioni parcellizzate che vi trovate a fare ogni 5-10 secondi massimo. Il salto, l'hit al mattoni in Super Mario Bros. Il dash in Skyward Sword. Ah, self-destruct in 27 secondi, ok. Bene, cosa devo fare? Cosa devo scrivere? Aiuto! Questo è un puzzle, signore. Questo è un rompicapo, ve lo dico. Ok, tutto a posto, no, non c'è problema. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Adesso non faccio adesso. Ecco. A, C. A, ok, fatta. Io va bene. Non ha funzionato! Ups. È stato bello, ma non abbastanza. Cronos 25 comincia a seguire il canale grazie a questa cosa. Linea ideale immagino che abbiamo giocato. Linea ideale, come fai a non giocare a cosa si chiama? Logica 2000 presenta la linea ideale. Trova il tuo peso ideale rispondendo alle domande che ti porrà il Commodore 64. Al termine del computer ti consiglierà il numero ideale di calorie da assumere giornalmente. Ma anche se l'abbiamo già fatto, lo rifacciamo perché è importante. Siccome sei maschio o femmina, sono maschio, come ti chiami? Bisbeticus. Oggi mi chiamo così. Quanti anni hai? 45. Quanti chili pesi? Allora, 88, va bene? Quanto sei alto in centimetri? 180. Potete farlo anche voi a casa, questo gioco. Sei un tipo esile, medio o tarchiato? Come sono? Un tipo esile, medio o tarchiato, ragazzi? Scusate i pantaloni del lungo de gente, cari 795 spettatori. Come ditemi, come sono? Esile, medio, tarchiato? Esile direi di no, ma medio o tarchiato? Ma che tarchiato? Oh, padre buio, come tarchiato? Medio, medio, medio. Bravi, bravi, medio, bravi, bravi. Premi un tasto. Il tuo peso ideale è di chili 72.2, ma sei scemo, caro bisbetico. Pesi troppo, devi perdere 13 kg. Premi un tasto. Ma scusa, ti ho detto che peso 88 kg, no? Scusa, no. Allora, ho detto che peso 88 kg, ok? Il mio peso ideale è di 72 kg. Se la matematica non è un'opinione, 88 meno 72... Secondo me c'è qualcosa che non va, però forse mi sbaglio. 72 non ero nemmeno prima del matrimonio, non sono neanche sposato, ma... 72 non ero, penso... Cioè, non so, ero a 15 anni pesavo 72 kg. Che tipo di attività? Ah, non è finito. Che tipo di attività svolgi? Leggera, moderata, pesante. Sei a letto ammalato. Che tipo di attività svolgi? Leggera. Dovresti introdurre 2166 calorie al dì. Se il tuo peso fosse di 72 kg, ma tuttora pesi 88 kg. Questa obesità. Devi perdere 13 kg ancora. In quanti giorni vuoi entrare al peso forma? 1. Impossibile in un giorno. In quanti pesi vuoi entrare nel peso forma? Beh, 90, facciamo veloce, dai. Allora, per 90 giorni ti devo accontentare di 1154 calorie. Cioè, io devo mangiare 1154 calorie al giorno. Mi potete dire qualcuno che ne capisce? Secondo me muoio se mangio 1154 calorie al giorno. Cancella questo programma, ti ha appena dato del panzone. No, mi ha insultato in ogni modo, veramente. Grazie. Grazie. Tabella dieta. Ah, ma una fissazione. Allora, vediamo. Una fissazione. Logica 2000 presenta. Siccome c'era un programmatore obeso del Commodore 64 italiano che ha sentito il bisogno di farsi tutti questi programmini. Questo programma contiene una tabella di K.
circa 420 con le loro caratteristiche. Premi un tasto. Per motivi tecnici, la tabella è divisa in due parti. Vabbè, scegli. Cereali, deriva, svariate qualità di pesce. La seconda riguarda latte e sui derivati. Latte e sui derivati, vai. Hai scelto la parte 2, attendi alcuni secondi. Tra l'altro vi voglio mostrare a questo proposito, senza fare pubblicità, un prodotto che mi è stato regalato da una fan della Kino Business Production, che mi ha regalato questo prodotto, che non vi mostro perché sarebbe fare pubblicità e non voglio fare pubblicità assolutamente. Questo prodotto è una crema che è fatta praticamente del ripieno di una famosa caramella con il ripieno, ed è proprio quel ripieno lì, alla nocciola, misto latte, misto morte. E io prendo questa, secondo me funziona, cioè per questo discorso della dieta no, però funziona. Metto qua e poi quando chiudo lo stream sbabababa paninazzi. Allora, lista e scelta alimenti totale, lista alimenti scelti, altra parte vai, se questo non è molto interessante possiamo saldare. No, io non ho detto niente assolutamente. Allora, recuperator, robot 23, che differenza c'è? Scusate, vediamo robot e robot 23 molto rapidamente. Che differenza c'è tra robot e robot 23? Ci sarà una differenza. Robot, la differenza è che robot non funziona. No, funziona. Sì. Il barone Futanari, ciao, il barone Futanari, che piacere conoscerti. Forse. Ah, questo è robot. Robot è un robot. Robot è questo robot che fa cose. Beh, non è male robot, attenzione, robot è tipo shooter, tipo Alienate, solo bello. Danger, wow. Mi stanno inseguendo tutte le astronavine. Non è male questo, però, al di là del fatto che è un po' poco controllabile, ma non è male. Un po' poco controllabile, graficamente bello. Cos'è questo? Va bene, la roba, bello. Questo era il robot. Vediamo se c'è il robot 23. Minchia, è una quantità incredibile di giochi. Questo lo conosciamo. Transformers. Infatti potevi trasformarti e morire. Bene. Ora sceglierò te. Vieni. Non so neanche capire chi sono i robot. Bello, sono morto. Era bello il gioco di Transformers. Mi è sempre piaciuto tantissimo. No, mi è sempre considerato una cosa immonda. E lo è. Ecco. Parti e ti uccidi. Ah, potevi trasformarti in qualche modo in auto, mi ricordo. Oppure in volare. Volare morivi. Perché tra l'altro guardate che è vicino al bordo dello schermo che va. Quindi poi ho fatto apposta per farti succare malissimo. Come ci si trasformava in macchina? Qualcuno se lo ricorda? Bellissimo, piace molto. Non so, puoi cambiare anche robot. Distruggo quello che sto usando e prendo un altro. Com'è che si diventava macchina, ragazzi? Vi ricordate? Ma muori si trasformi, per cui resta pure robottello. Sì, ma era bello diventare macchina, mi ricordavo che era bello. È un gioco che divide gli animi. Tendenzialmente chi ama i Transformers lo ricorda con affetto, chi odia i Transformers, oppure chi ama i videogiochi, insomma, non è proprio, ecco, croccantissimo. È una roba, però è un gioco di Transformers. Non è, era peggio, pensate, quello di David Crane dei Transformers per Commodore, che era una roba tipo grafica bonza. Ma soprattutto cosa dovevi fare? Volartene a fanculo. Ciao, io vado qua. Forse scassando velocemente il controller ti trasformi in misteri. Eccolo. E niente, è così. E così finisce la bellissima avventura di Transformer. È una roba. Il barista, vabbè, lo sappiamo tutti cos'è.
OBS Studio si è disconnesso, mi fa molto piacere. Quindi è possibile che sia saltato tutto? No, per il momento OBS si è sconnesso. Sono ancora connesso? Apparentemente sì. Barone Futanari, che bel nome. Allora, grandissimo Barone Futanari che si ricorda Demetrio Link che ha pettato, bravissimo, bravissimo. OBS Studio si è sconnesso e riconnesso apparentemente. Ora voi mi direte se questa cosa è vera o no, perché ho visto dei pop-up mai visto prima. OBS si è disconnesso, OBS si è riconnesso. Morte, RP, what, nuo. Infatti adesso comincio a vedere i vostri messaggi di disperazione. Morto lo stream per un attimo, ma poi è tornato. Bene, sono contento. Festeggiamo andando senza... dove eravamo adesso? Cazzo, non mi ricordo più. Eravamo in Silverbor, sì. Andiamo a vedere... Ho visto una carta... Wild Boy. Wild Boy cos'è? Andiamo a vedere Wild Boy. Secondo me era quella serata anni 80, Wild Boy, che c'era abbastanza roba truzza malamente. Wild Boy è esigente, ma io ti frego, Wild Boy. Lo dicevo che lo SNES avrebbe dato problemi. Attenzione, Wild Boy! Colpo di scena. Wild Boy è un gioco particolare perché si gioca con i tasti della tastiera. Grazie, Comodoro. Praticamente questo è Neketsu Koha Kunio-kun, noto anche come Renegade in Occidente, gioco della Technos Japan pubblicato in Occidente dalla Taito, che aveva rifatto completamente la grafica. Aveva rifatto la grafica e oltre a rifare la grafica, un po' mi ruga il cazzo perché è un gioco che ho nell'Adden Show, posso dirvelo, ma vabbè, pazienza, lo rigiocheremo. Quindi Taito aveva fatto la grafica de-giapponesizzando Kunio-kun e trasformando il gioco in un gioco da guerrieri della notte, con tanto di inevitabile panciotto di pelle. Guarda che merda qua che cerca lì. Con tanto di giubbotto di pelle senza niente sotto, che è una cosa comunque abbastanza, possiamo dirlo, fetisciosa! E questo è praticamente il predecessore di Double Dragon, perché è fatto dagli stessi, è sempre fatto a Kishimoto, come cazzo si chiama, il grandissimo autore di Double Dragon, di cui in questo momento ti direi che si chiama Kishimoto, ma non mi ricordo. Questa è tutta salute per quando lo dovrò giocare per l'Advent, perché è un gioco molto difficile. Comunque questa idea geniale di avere un pulsante per tirare sempre colpi da una parte, sempre colpi a sinistra, e l'altro per tirare sempre colpi a destra, quindi a seconda della tua stance sinistra o destra ottieni dei colpi di tipo diverso. Non so se sono stato chiaro in questa spiegazione. Guarda che figo, era un gioco pazzesco. È stato portato su Commodore dalla Imaging molto molto bene. Molto molto bene, molto bene. E potevi anche andare sopra la gente e farli su... Vabbè, insomma, e praticamente fare un po' di submission così, no? Vieni qua, vieni qua. E poi ti salgo sopra e te cavalco. E poi ti salgo su, perché sì. Poi faccio un salto così nel nulla, bellissimo, bellissimo. Non voglio rovinarmi troppo perché, ripeto, è un gioco che molto presto giocherò. È una preview. Bellissimo, bellissimo. Niente, adesso sono morto perché stavo cercando di guardare la chat, ma non voglio giocarci troppo, appunto, perché ci giocheremo in un'altra situazione. Allora, avevamo questa bellissima cartella What the Fuck. What the Fuck mi fa un po' paura, un po' per il nome, un po' per la densità brutale che potete vedere. Manic Miner. Perché Manic Miner dovrebbe essere una cartella? Manic Miner 2010. Cos'è Manic Miner 2010? Sono un po' confuso, andiamo a vedere. Perché Manic Miner 2010 nella cartella What the Fuck? Che cos'è? Che cosa? Mi sto addestrando in cartelle strane. Allora, no, non voglio sapere niente, anche se è Trained by Zyron e H. Macaroni dei Genesis Project. Va benissimo. È Manic Miner, ma colpo di scena, non è la versione di Manic Miner ufficiale. Posso anche skippare da un livello all'altro, va bene, ma non era quello che volevo in realtà. Cribio! Vabbè, ho fatto un disastro. Ho trovato i tasti? Sì, ho trovato i tasti, bene. Bellissimo, peccato che sono già a un livello avanzatissimo. Woki Amoevatron. Deduco che nel 2010
questi signori abbiano rifatto Manic Miner bene su Commodore 64, perché non era così bene. Che vinello è? Ripasso è un vino che viene fatto in quel di Valpolicella ripassando appunto le botti dell'amarone, e quindi prendendo le vinacce che sono rimaste dentro le botti, i residui che sono rimasti dentro le botti dell'amarone, e quindi questo vino acquisisce in qualche modo un je ne sais quoi dell'amarone di Valpolicella, che costa però molto di più. Attenzione, Curo Lili ci sta aiutando con 92 persone. Questa sera va così. Grazie Curo Lili, grazie. Stiamo giocando a giochi a caso del Commodore 64, tra quelli selezionati tanto tempo fa, per esempio Strontium Dog. Cos'è Strontium Dog? Non vogliamo provare Strontium Dog? Un bel nome. Strontium Dog and the Death Gauntlet, Cory Goes to Hollywood, Southfield Hacking Ballista. Cazzi, va bene, ok, va bene, sì, ho letto tutto, promesso. Final Found Error in 450. Grazie Strontium Dog, è sempre un vero piacere. Magari vado così, ecco, meglio. Ma io non ho né vino né birra in casa stasera, ma come si fa a vivere come delle bestie, dice Padre Puglio. Guarda, io non bevo praticamente mai, veramente sono estremamente schiscio, anche perché sennò non peserei 88 kg col moto che non faccio. Strontium Dog di Quicksilver, the Game Lords of Britain. Wow. Strontium Dog è chiaramente un clone di Mag Max della Nichibutsu, solo bello. Bello Strontium Dog. L'ho scelto semplicemente perché come bambini leggo Strontium e dico Strontium. Ma in realtà lo Strontium è un minerale importantissimo che serve a migliorare la diuresi. No, non lo so. Space Gram for Doghouse. Strontium Dog Terminated. Styx Brothers Awaiting Bounty. Vabbè. Bello Strontium Dog. Bello. In effetti capisco perché l'ho messo nella cartella What the fuck. Ma che cazzo? Cioè sia What the fuck che ma che cazzo. Allora, in questa cartella mi ricordo ho fatto apposta a mettere tutti i nomi alla cazzo de cane. Chuck Norris, cos'è Chuck Norris? Non sarà mai più Chuck Norris, non c'è un gioco di Chuck Norris. C'è un gioco di Chuck Norris in realtà, però facciamo. Ecco, bello gioco di Chuck Norris. Grazie. Riproviamo, Chuck Norris, vai. Unlimited Time? Yes, con no accresciato. Invece è proprio il gioco di Chuck Norris che c'è anche su ColecoVision, bellissimo. Della Konox Double System, se non mi sbaglio. Eccolo qua, Chuck Norris per Commodore 64, signori. Io sono Chuck Norris, che è quello grigio, incidentalmente. È uguale all'altro, però l'altro è meno Chuck Norris, anche se è considerato uno dei giochi più brutti di sempre. Com'è che si chiama? Chuck Norris Super Kicks, giusto? O un vuoto? È veramente bello Chuck Norris. Tra l'altro mi ha sparato, ma non muoio perché sono Chuck Norris, non posso morire. Quindi avanzo, e come in un gioco di ruolo... Ah, ecco, ho trovato. Bisogna mettersi più in alto e tirargli i calci in faccia, giustamente. Vieni, eccolo. E se ne va volando quasi fuori dallo schermo. Ma devi farlo proprio volare fuori dallo schermo. Era un po' più bellino su quel Covision, se non mi sbaglio, eh. Chuck. Dio mio, è proprio brutto. Ma non è oltre brutto. Comunque è il gioco di Chuck Norris, un gioco ufficiale di Chuck Norris. E ce la fa, e prosegue. Eccitante, guardate ah no, colpo di scena, Chuck Norris viene bloccato da un pezzo di legno. Chuck, vai in questa casa, Chuck. Chuck non può entrare nella casa. Però Chuck può superare il legno, sì. Chuck supera il legno, non ha voglia di... Non può perdere tempo Chuck Norris. Chuck Norris vede un cartello ma non sa leggere, quindi si ferma e va avanti. È una roba, eh. È comunque una trama più profonda di quella dei suoi film. Attenzione, c'è un nemico importante perché spara in diagonale, quindi è chiaramente un nemico importante. Voi non avete idea, tra l'altro, della bruttezza dei controlli di sta roba, cioè proprio ingiocabile a dei livelli psichedelici. Dai, basta! Mi spacco i denti, mi digrigno.
Niente, Chuck Norris non può morire. Chuck Norris viene sbattuto fuori. Questa cosa mi piace. Molto fedele a quello che poi sarebbe stato il meme da lì a molti anni a venire di Chuck Norris. Quindi ci sta. Dio, madonna mia, scusate, però veramente mi tira fuori il peggio di me. O il meglio di me, non lo so. Ciao, Shine On You Crazy ILDs, un altro Diamond. Bello, Chuck Norris, ma non ci vivrei dentro Chuck Norris proprio. Che cazze. Allora, veniamo a Rick the Rowdy. Rick the Rowdy. Rick the Rowdy, secondo me, potrebbe essere una roba, eh. Ragazzi, 700 spettatori. Io credo che Fabio in questo momento si sta domandando che cosa avremmo potuto fare con una serata ortodossa della Crobisbo Show Action, con tutti i ricchi premi Cotillon, che non con questa serata sgarrupatissima con io che gioco come un vecchio crooner stanco e obsoleto ad un computer, un vecchio computer stanco e obsoleto, bevendo del vino stanco e per nulla obsoleto. Infinite Time, no. Cos'è Rick the Rowdy? Non lo so. No, Sprite Collision, no. Non voglio barare, non voglio barare, non voglio barare. Rick the Rowdy, vai. Bellissimo. È Spy Hunter, ma tu sei Rick the Rowdy e non puoi fare nient'altro che andare a sinistra o a destra. Non male Rick the Rowdy, croccante direi. Mi piace molto la velocità l'auto sbriciolata per il contatto con una bicicletta. L'auto, il furgoncino di Rick the Rowdy. Re Rowdy. Musica anche bella. Bel lavoro, bravo. Ma vuole essere qualcosa la musica? Cos'è? Impressione di settembre? Tanto se continua ad andare avanti, lui va sempre più veloce. E se rallento, non rallenta. Quindi è una specie di corsa suicida. Vedi, no, rallentare, rallenta. Cosa devo fare? Distanza 34 metri. Ah, quella è percorsa. Ma quanto tempo ho? Questa è la cosa che non capisco. Dio mio, che bello che è Rick the Rowdy, proprio il gioco di cui avevo bisogno. Chissà perché non l'ho messo l'altra volta, 5 anni fa, quando abbiamo fatto la serata bella. Ah! Sono le serate migliori quelle del Commodoro, per questo c'è un fottio di gente. Sto Advent Show deve spaccare. Non so, finora ho spaccato, vai, lasciamo stare, ve lo vedrete nell'Advent Show. Allora, cannolo tutta nana rinunciabile. Cannone tutta nana, tutta tana, irrinunciabile. Proviamo quello irrinunciabile. Bionic Granny, vai, un grande classico, abbiamo giocato mille volte. BMX Ninja, secondo me BMX Ninja va provato. Allora, Kurikami 1980, citi spesso Battiato? Assolutamente, sono un grande fan di Battiato. Il sabato o la domenica, a seconda di casa, a seconda degli impegni, a casa mia a Trieste, io suono il pianoforte e suono Battiato, no, suono tante cose, tra cui anche Battiato. Quindi se vi capita, o sabato o domenica, purtroppo lo saprete solo all'ultimo momento, io mi metto il pianoforte, proprio tipo quello di legno, di avorio, con le corde, vero? E suono. Un pianoforte del 1908, bello come un armonium sfiatato di me battiatiana memoria. Capita ancora? Un limite, basta saltare sta roba, no, 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 press, start, vai, cazzo, spam. Oh, BMX Ninja The Ultimate BMX Contest. Use your Cycle Ninja style to fight epilepsy. Siamo davanti a leggere sta roba. Vabbè, c'è una storia con dei gangster cinesi, evidentemente, ma anche con delle ragazze con le calze a rete. Eccolo qui. Ah, ma in realtà il ninja, è bello che il ninja non c'entra niente. Vai via. Esplode così. Veramente spectrumistico. Prepare to do battle. Sto cercando i comandi, eh. Eccolo. Bello. Bello. Bello, bello, bello. Diarrea Babbage Dollaro. O diarrea Babbage Dollaro. Perché ho messo questi nomi? Questa è una serata lontanissima nel tempo, dovete capire. Tiger Shark. Ah, questo è il gioco più brutto che io conosco, innanzitutto. Vi secca se lo metto, vi secca se faccio un giro a Tiger Shark. Tiger Shark è secondo me uno dei giochi più brutti, perché è uno dei giochi che travisa il concetto stesso di game design nella maniera più profonda in assoluto. Do you want unlimited time? No,
Do you want anime? No. Allora, innanzitutto già l'idea che avessero una licenza per fare il gioco sulla Porsche, ma poi l'hanno persa, quindi hanno usato come licenza i pneumatici, la danno. Però c'è popcorn. L'ho detto mille volte, è un gioco demenziale, perché tu devi andare verso l'alto, ma andando in su o in giù, andando in su vai verso l'alto, ma devi cercare di stare dentro nella linea che è la strada, se ne fai muori, cioè tu devi, non è che mandi in diagonale in su, no? Tu puoi su e giù per andare più in su e giù, sinistra e destra per accelerare, girare. Quindi per esempio se io vado qua vedrete che bing, damage, il damage sale, finché resto nella linea grigia non sale il damage. Però devo andare su, lo scopo è andare su, quindi devo stare attentissimi. Tra l'altro c'è in questo momento anche una locomotiva che mi sta sparando merda. Vedete, devo stare attentissimi, girare e stare sempre nella traiettoria giusta, senza andare nel verde, perché se vai nel verde, muori. Dopo un po' il damage aumenta troppo e tu muori, cadi così, con un sistema di prospettive che non ha nessun senso, va a impazzire. Per me è veramente il gioco più brutto. Dove hai sentito questa musica? Questa musica è meravigliosa perché è Popcorn di Gershon Kingsley, pubblicata anche con il nome di Hot Butter, è un pezzo di fine anni 60, leggendario, trovato in un milione di giochi, tra cui Pengo, tra cui 911 Tiger Shark. E anche in Chilli Willy, sempre su Commodore 64. C'è Picchio, attenzione, c'è Picchio, veramente? Ciao Picchio, che emozione, Picchio Mania, ragazzi. Be Respect, il Dimo 83 ha iniziato a seguire il canale. È fantastico. Canolo tutta tana l'hai ben provato. Canolo tutta tana 878 era The Human Race, l'abbiamo giocato già. Phantom Kart Davis è troppo un classico, non posso. Andrea della Calce Maugeri. Che è sta roba? Ninja più penso che fosse quello da Master Trolling. Andrea Pacchetti This Baby. Anche ha detto Uè. Andrea Pintori Dragon Slayer addirittura, ma è brutto, veramente brutto. Allora, ecco, interessante, Danilo Della Frana per qualche ragione suggeriva, ma non so, era una puntata vecchissima in cui credo di aver chiesto a diverse persone suggerimenti su giochi di merda e quindi loro mi mandavano, questo è il suggerimento di Danilo Della Frana, che salutiamo in caso sia da qualche parte. Ah, The A-Team, copyright Elwood Computer, naturalmente non è un gioco su licenza reale, è uno che ha deciso di fare un gioco dell'A-Team e lo ha fatto come? Con un omino che è morto. The A-Team coach you. Try once more. È un attimo però. Quindi tu sei l'omino, quell'omino là, e devi sparare all'A-Team. Quindi è effettivamente uno dei giochi più inconcepibili. Cioè tu hai degli sprite che ricordano vagamente i poveri membri dell'A-Team, che cambiano colore e li colpisci, ma tu in realtà sei un nemico, cioè sei nei panni del nemico. È una roba completamente senza senso. Peccato che non c'è Danilo Della Frana, mi sarebbe piaciuto sicuramente. Game over, thanks for playing. Straziante. A-Team, Elwood Computers. Con la musica dell'A-Team, naturalmente. No! Ma perché? No, basta. Grazie Daniele Fra. Quindi questi erano dei suggerimenti di giochi brutti di persone. Lì, mamma mia, cosa ha suggerito questo? Lì Enfield, Marco Calcaterra. Era una vecchissima, vecchissima serata di cui avevamo appena scalfito i contenuti. Vediamo un po'. Gavarta dice, siamo a livelli dello Star Wars turco che aveva la musica di Indiana Jones. Sì, esattamente. Lee Enfield è una cacofonia psichedelica medievaleggiante ispirata ad un fumetto. Che dire, lo vedi, dici, ma non è brutto, no? Alla fine c'è una roba. Ma poi comincia il gioco. Il gioco che è una specie di schermo del Game Boy con un gobbo di Notre Dame, che però dovrebbe essere Lee Enfield, che si aggira. La musica non è neanche male, poi arriva un golem e mi sodomizza. Vai via, mollami! Ecco, grazie. Cosa fa? Un orso, un golem? No, è arrivata anche un'altra roba. Non posso uscire di qua, scusate.
Basta, sodomia di gruppo. Ma perché? La musica è bella, è vero che non è male. Cosa sta succedendo? Ah, era game over quello. Beh, qua veramente siamo a dei livelli inconcepibili comunque. E io non so ancora cosa devo fare, devo entrare qua. Ma lui però si muove, non si muove, cioè si muove attack, a blocchi, quindi... è un incubo, aiuto! Ah. Paolo Cattaneo, è tanto che non sento... Artura, un altro capolavoro, Artura, mamma mia. Cazzo, è quasi l'ora di salutarsi, no? Andiamo avanti, ma dobbiamo veramente salutarci adesso? Salutarci così? Ci lasciamo così come i cani, dai, no? Artura, un gioco bellissimo perché nel gioco originale hanno cambiato i nomi perché avevano paura evidentemente di qualche diritto. You are Artura, Son of Pendragon, under your leadership as Ardright, che sembra quasi Alt-Right. Due to this need to find the sacred treasures of Albion, hidden where the eagles came. Only Merdin, cioè il mago Merlino diventa il mago Merdino, ma in inglese, capito? Cioè loro, poveretti, hanno cambiato a caso Merlin in Merdin. E che ne sapevano? Cioè, è bellissimo, è tutta rotta sta roba. Di Arturo si salvava la copertina, sì, è vero. Ma ricordo, sto fingendo di ricordarmi la copertina. Sentient, mamma mia, bella questa grafia. Voi vorreste leggere sta roba, io no. Ed eccolo qui, Arturo. Anche lui, poveretto, uno sprite high res, cioè. Guarda che roba. Cioè, è strano, Arturo, perché quasi quasi vorresti che fosse bello. Guarda l'esplosione dei nemici. Poi spari anche in su. Guarda che in realtà, Arturo, non è niente male, solo che è orribile. È strano, Arturo. È un gioco veramente strano, perché in realtà non è brutto, è orribile, ma eppure c'è qualcosa che non so. Forse la quantità di asce che spari, comunque non da sottovalutare. Asterischi come se piovesse. E colombe, tante colombe. Vai in su. Che è? Ma che è? Ma poi mi piovono... Posso uccidere ancora un omino solamente per avere asterischi? No. Non mi lascia neanche il piacere di avere gli asterischi. Immaginate, contra brutto, però molto brutto. Ma non è che contra, un misto della me... Che strano gioco. Ah, asterischi. Ah, wow, Wargasm, bellissimo. Sarebbe bello se non fosse che è ingiocabile, bravissimo. Ci vorrebbe qualcuno veramente di buono. Spurgolaviano. Ah, attenzione, questa è una roba. Mountain Run. Ah, Viz è un gioco interessante. Se adesso vai, sto citando tutto a caso, ragazzi. Sapete come prepariamo sta roba. Viz è un gioco ispirato ad una rivista discutibilissima, ma anche molto piacevole nella sua discutibilità. Anche la Probe è così discutibilissima. Viz è appunto ispirato al copyright di questo fumetto completamente matto, con musica di Jeroen Intel comunque. Quindi non è che adesso proprio... Viz Super Testicolo era assolutamente un gioco che aveva questo... Era fumetti di cattivo gusto british, quindi... Il peggio, scusate, faccio questa cosa, ma tanto non vi secca, no? Se mi attacco, se sugo con le mie labbra direttamente dalla bottiglia. Viz ce l'avevo su Amiga, era quel tipo con le palle giganti. Vedo che ha lasciato in tutti voi dei ricordi indelebili, Viz, perché c'è questo personaggio con le palle giganti. Infatti siamo nell'orario giusto, perché sempre donne nude? Facciamo un uomo con le palle giganti. Scusa Fabio, so che mi avevi detto di... Però dai, sono palle giganti, cioè non è che...
fatto, come dire, non è sessualizzato, sono delle palle giganti, ma non sono sessualizzate, cioè non è, non so se non mi vengono in mente attori porno con le palle giganti, di solito non ci si basa. Scusi, lei le palle quanto fa di circonferenza? 20 cm, bene, l'assumiamo per il nostro film, di solito è qualcos'altro che ready. Ok, sai che non ci ho mai giocato in realtà. Bello. Suppongo che non era quello che dovevo fare. Ok. Senti che musichetta totalmente. Musichetta totalmente. Beh, sono bravo però, eh. Beh, bravo un'altra cosa, eh. Però qualcosa ho fatto. Save time when listening to long playing records by setting the speed to 45 rpm. Queste freddure. Era una rivista, era una roba. Qualcuno cita Mad Magazine, che era un po' effettivamente la controparte americana di Viz. Ma Viz era inglese, quindi aveva questo gusto greve, con le palle giganti. Gli americani erano un po' più raffinati, per quanto sempre in bad taste. Però il filone bad taste umoristico 70-80 americano comunque ha degli stilemi, dei crismi diversi da quella British, che comunque era fortissimo nel suo becero da pub, cioè riesce a sentire proprio l'odore dell'alcol. Ricordiamo che questo è succo di frutta, peraltro. Le palle giganti per via dei mattoni che finivano lì. No, Ad, perché non era quello il personaggio con le palle giganti, era l'altro, era quello con le palle giganti. Adesso se magari caricasse, mortacci tua. Cheers a voi ragazzi che avete seguito in questa avventura con una quantità di spettatori che io non so cosa dire veramente, cioè sono imbarazzatissimo. Proporre un gioco con le palle giganti a 709 spettatori alle 11:30 di sera. Un uomo di mezz'età che gioca sul suo Commodore 64. È la vostra unica alternativa a vedere Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Forse allora la domanda non me la devo fare io, ve la dovete fare voi. Ma va bene così, è bello stare in compagnia. Vabbè, è andato in morte. Ecco, vedi com'è la vita. Perché ci sono dei giochi che vanno. Johnny Fartpants, Johnny Pantaloni Scorreggiosi. In lane 2, Biffa Bacon. Ok, bello. Sono io, grazie. Questi sono sign in feeder. Questo è un sign che mi dice chi sono io. E poi c'è Buster Gonad, eccolo lì con i suoi coglioni giganteschi. Please welcome your starter. Bene, tutti i personaggi che fanno riderissimo se conosci i fumetti, se no no, a parte quello con le palle giganti. It gives the new carpet warehouse open. Bene. Ah, fuck. Ma io chi ero? Ah, io ero Biffa Bacon, infatti. Va bene. Senti che musica. Hack, bombs away. C'è un uccello che ti caga in testa. È tutto quello che vorresti. Your bastards are free. Quei fumettini. Comunque, guardate che è una roba. I fumettini balloon che appaiono sopra la testa così. E la telecronaca contemporaneamente, cioè. E vado in un burrone perché sono stronzo. E ricado in un burrone. Facciamolo ancora? Game over. Vabbè, bello però, bello. La roba. Le musiche di Gerontella, assolutamente. Infatti Viz non era male. Non era male. Grazie Viz, però può bastare, può bastare. Allora, The Ficas. Ninja Scooter, ancora. Ma Ninja Scooter non è Ninja BMX, è Ninja Scooter. Simulator, quindi. Vediamo anche Ninja Scooter, mica capite che mondo, cioè quanto era ampio il mondo del Commodore 64, non è una questione di qualità, è chiaro che avendo questa ampiezza di giochi fatti dall'ultimo amateur alle grandi case, avevi tutto e contrario di tutto, quindi è chiaro che dal punto di vista statistico la qualità va completamente a picco. Ma quanto è inspiration avere a che fare con così tanta roba diversa e matta, strana. È questo che interessa a noi della Kenobis Watch. È Metrocross, è vero, non mi ricordavo che praticamente è Metrocross della Namco travestito da. Cos'è? Dove sono? Esisto? Cosa sono? Non ci sono più? Cosa è successo? Sono diventato piccolo? Cos'è? Sono diventato ninja, forse. Andava preso, suppongo. Comunque è veramente Metrocross della Namco brutto. Va bene. La musica è fatta uno psicopatico. Per uno.
puoi anche fare i tricks. Tricks. Qui c'è anche un po' di 720, non questi tricks. Slam. E poi a un certo punto scompare lo spread, ma questo penso che sia un bug perché sarà craccato male, perché non ha senso che io... Questo posso fare tutto comunque. È un gioco veramente orribile. Però adesso, a distanza di tutti questi anni, che ce frega? Guarda i poliziotti che corrono. Che ce frega se sono brutti? Anzi, ah, guarda che bella la spiaggia, guarda che... Cioè, se tu sei un musicista e senti quel piu nel suono, nella musica, magari dici, ma aspetta che lo uso. Prendi una roba e la cambi, la stravolgi, oppure ti fai una risata, fatte la risata, come dicono i più coercitivi tra di noi, e fatte la risata. Però è vero, cioè, in senso buono, non in senso cattivo e coercitivo. È interessante sta roba. Però fino a un certo punto, questo stiamo un attimo esagerando, è carino questo gioco. Ci giocai un giorno o due, poi persi la cassetta. Vedi, anche come si interseca, ovviamente. Gigi Pirola, scusate, ho visto. Trigger Happy, promette bene. Come si intersecano poi questi giochi anche strani che avevi trovato su una cassettina che ti ha prestato l'amico. C'è anche il fatto che tu, per quanto ci fossero tantissimi giochi, non hai risposto a tutti i giochi. Cioè, tu avevi un tuo percorso personale che erano la rete degli amici che avevi, l'edicolante con le cassettine pirata, regalo di compleanno, occasionalmente negozio con il gioco originale. Quindi, per quanto i giochi fossero tanti, il tuo iter personale di giochi giocati e provati era grosso, ma era una fetta unica tua, la tua storia, la tua narrazione videoludica. Minchia, che spesso che sono le volte. Quindi è diverso da oggi, perché oggi invece tu hai uno spessore enorme, con tonnellate di giochi indie, il tuo backlog di Steam impazzito completamente. Ciao Fatiaz, grazie. Il tuo backlog di Steam impazzito che non riuscirai mai a finire di giocare, perché hai, non solo hai giochi che ti tirano dietro, hai giochi gratis sull'Epic Store ovunque, hai i giochi che hai comprato, i giochi che hai comprato nei bundle, i giochi che ti danno, i giochi che ti regala. Sei sommerso di giochi, vedi tutti i giochi, nel senso che hai la visibilità, anche se non ci giochi, su tutti i giochi, perché li vedi su YouTube, perché li vedi nei siti, perché li vedi, insomma, ovunque. Quindi siamo saturati. È meno faticoso per me passare questi giochi completamente senza senso adesso così, forse perché sono per certi versi meno minacciosi, meno ingombranti, con la loro grafica traballante. E intanto questo computer, ragazzi, questo specifico computer ha 30, cioè questo qui proprio, ha 30, la board dell'84, questo computer ha 35 anni e stiamo giocando perfettamente a un gioco che non so cosa sia. Ba! Ah, musica di Jay Derrett, a Zen Run, ah, Trigger Happy, vediamo un po'. Eccomi qua, sono io, Trigger Happy. Trigger Happy è questa roba qua. A Trigger Happy è uno shooter... Oddio santo. Asterischi anche qua? Oh la madonna, attenzione, Trigger Happy spacca la roba. Malissimo, vai Trigger Happy, spacca tutto. Strano gioco Trigger Happy. Non lo conoscevo e mi fa un po' paura. Game over. È un gioco orribile in realtà, però anche qua mondo distruttibile. Pensate che la Commodore gli assicurava il massimo per 5 anni. Password, please. X. Vai. Strano, anche qua, robe strane. Robe che, cioè, se io fossi uno sviluppatore di videogiochi, cosa che incidentalmente sono, perché sono un game designer, per l'esattezza sono un narrative designer presso Ubisoft Milano, a me sta roba è inspirational, come dire, anche i giochi brutti, anche i giochi molto brutti, magari c'è qualcosa che in qualche modo ti titilla, ti solletica il velo pendulo creativo. E questo è molto importante per, ma non solo per lo sviluppatore dei giochi. Pensate alla musica, come dicevamo prima, io e Fabio abbiamo fatto questo disco di cover, di sigle, dei cartoni animati con il Game Boy, con LSDJ, che è un tool che la maggior parte di voi probabilmente conosce, che è un sequencer che si usa sul Game Boy per fare musica.
E questo è di fatto la sinergia, l'incontro di una musica che non eravamo, che in teoria doveva essere roba usa e getta, sigle dei cartoni animati, che invece per qualche ragione è rimasta per tutta la nostra generazione come una musica interessante, come una musica sì di ricordi, ma poi quando vai a scavare una musica che scopri essere stata fatta da grandissimi musicisti che per sbarcare il lunario si mettevano a suonare il basso dentro Ufolobò come Ares Tabulazzi degli Area. Quindi così come quella musica non si supponeva restasse ed è rimasta ed è fonte di ispirazione per la mia generazione, ma anche per quella di Fabio, che comunque è una generazione un po' più giovane, leggermente più giovane. Intanto sto giocando a sto gioco che è completamente senza senso, ma è una roba, è una roba. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Sì, insomma, che alla fine poi si incrociano le cose, si incrocia il Game Boy con le sigle dei cartoni animati, con il Commodore, si incrocia tutto e vengono fuori robe buffe. Bavi, sto gioco ti insegna l'estetica agrotech, il concetto di automazioni maligne. Vedi, Picchio 2 è un grandissimo da questo punto di vista, è uno che veramente sa come prendere la roba anche vecchia, nuova, dalla musica di Sumra all'ultima roba elettronica uscita, e farci cose con il suo gruppo, con il Rainbow Island. Allora direi basta, usciamo da questa cartella, ma che cazzo, ci serve la cartella sesso, ma secondo me finiamo veramente malissimo. Poi so che l'occhio di Fabio mi guarda, quindi secondo me questo qua tipo adventure, questa è un'avventura non può essere pericolosa, no? Un'avventura testuale, vediamo. Adventure A, io sto pronto a censurare, attenzione, pronto, sono pronto, in caso sono pronto, non funziona, benissimo, grazie, vaffanculo, Hatchet Onimu, attenzione, allora, Hatchet Onimu by Peter Grove. Per ottenere l'eredità, tu e la tua bellissima giovane moglie dovete spendere la prima settimana della vostra luna di miele in un'antica, ancestrale, magione, in una isola spazzata da un freddo vento. Dovete concepire un erede. Se tua moglie non riesce a restare incinta, a diventare incinta, perdi la fortuna di famiglia. Aspetti con ansia questa settimana erotica di scoperta sensuale, non capendo l'orrore che vi attende tra quei muri oscuri. Ho un po' paura che adesso mi spunta un cazzo fuori, attenzione. No, è andata bene. You are standing on a small wood dock on the west side of the island. There is a small wooden sea sand there, a rocky path is to your west. You also see your bride Clarissa, tua moglie Clarissa, sulla strada, sul sentiero, che ti fa così con un'eccitazione sessuale nei suoi occhi. Che cosa vuoi fare? Scusate, posso essere un attimo banale? Giusto per vedere cosa succede. Questo è uno studio del parser, sempre di interfaccia uomo-macchina. She's not here. Vabbè. Rich Clarissa. Bye. You can't. Vabbè. Fuck you. Grande classico delle avventure. She's not there. She's not there. Vabbè. C'ho sto microfono in mezzo che non... Vabbè, è bello per adesso, non ci giocheremo adesso, ovviamente. Che splendido nome Clarissa, certo, d'altro canto è sia il nome della protagonista Clarisse di City Connection, sia il nome della bellissima fanciulla del castello di Cagliostro, quindi gli vogliamo bene. Sorority Vamps. Ah, proprio una serie di avventure... Ah, attenzione, vi prego, scusate, però la tresciata di... Chiama la parte Bite of the Sorority Vampires by Dick Long, cioè il soprannome che si è scelto sto poveretto, Dick Long. Io credo che è veramente esatto, lui come qui infatti lo dice. The girls of Eta Beta P have quite a reputation, queste confraternite, no, dei college americani, high school, men comes away. Insomma, adesso non ci mettiamo a giocare questi bellissimi giochi. Bellissimi giochi Space Vixen, ma è fantastico, meraviglioso. No, io vorrei giocare a Sodoma. Spermer. Secondo me a Sodoma possiamo giocare, perché è talmente brutale che... Però dove sarà Sodoma? Non è facile. Sarà sotto Shit? No. Io l'avrei messo sotto Shit, secondo me. No.
Dead Classic, il borrista subnormale, sbirro, bambo, signor Borro. Questa è una cassetta che ho fatto io l'anno scorso, forse 2 anni fa. Basta, per Dio. Sono veramente terribile. Richard Long, yes, Dick Long, Mr. Long Dick. C'è un Long Dick in città, esattamente, bravissimo. Allora, il vabbè, questa è una cassetta che ho fatto io con il borrista. Vabbè, Bambo. Bambo è un capolavoro. Quasi quasi vediamoci Bambo un attimo, però, perché Bambo secondo me è una meraviglia. Vai Bambo. Bambo è Rambo, però è un Rambo reimmaginato. Quindi è Rambo 2, ma gli avevano cambiato i testi. Rambo, cioè. Siete pronti per un Rambo diverso dal solito? Rambo non combatte in Vietnam, in Cambogia. Rambo combatte. Scrivi il nome, Monaldo. Il mio nome sarà Bambo. Gioco eccezionale, ovviamente, no? La musica di Martin Gowell, lo conoscete tutti, Rambo 2, First Blood Part 2. La... Dove cazzo è la O? Bambo! Benissimo, vai Bambo. Monza! Bambo combatte a Monza. Per la Bamba. Bambo combatte per la Bamba a Monza. Questa musica... Monza. Bello, entri proprio nel gioco e poi si comincia, eccolo qua. Che gioco meraviglioso. Il primo gioco che ti cioè il primo gioco che ho giocato in cui potevi distruggere tutto o quasi, di spaccare gli alberi, sta roba era eccezionale, che meraviglia, con lo sprite principale tra l'altro di nuovo in high res, no? Quindi con più colori, con questo outline nero sovrapposto. Ciao. Mi sono avvicinato con grande discrezione usando i coltelli, no? Mi sono anche distrutto il ponte per passare, bellissimo. Credo, non si capisce niente. Poi potevi prendere, non mi ricordo come, dovevo andare a prendere qualcosa in basso. Mona, sono morto. Mona, benissimo. Mao Zedong, questa però è la mia versione presa. Bambo, grandissimo Bambo. Mona. E Bambo, Bambo è forte. Questa è forse una delle serate più divertenti, mi ricordo. C'è anche Sbirro. Bizboch presenta Sbirro per il Commodore 64. Sbirro. Per guidare Sbirro attraverso la scena usa i tasti. È un gioco orribile, tra l'altro. Pixel Perfect. Bravissimo. Bimbo Bambo c'è. Qui è stata tantissime salsicce. Bellissimo, grazie, bellissimo. Bimbo Bambo esisteva, tra l'altro. Allora, ma non ho capito però, l'ho modificato lui o aveva proprio quei nomi? No, Radio Energico, questi l'ho modificato io, sulla base di quelle già modificate da... già modificate dalle cassettine pirata d'edicola del Commodore 64, ma io ho cambiato i testi, tipo il borrista. Il borrista è un grande classico, ovviamente. Amo in una valle con le valle a... Questo è bellissimo, Tapper. Qui è nominato il borrista. Che gioco eccezionale, che conversione eccezionale. Io la preferisco addirittura al gioco da sala, a caso abbastanza raro. Non so, è più croccante. Arrivarono gli indiani e ci tagliarono i coglioni, lo sapete, conoscete tutti la canzone, meravigliosa, bellissimo, bellissimo. Il borrista, questo è un gioco bellissimo, ragazzi, comunque ve lo dico. Potevo quasi chiuderla lì. L'abbiamo giocato tra l'altro da poco, se non mi sbaglio, sul Mami in una versione stramba che non mi ricordo.
Ah, la versione con i Simpson, certo. La versione con i Simpson con Homer di colore. Allora, stiamo attenti, fatemi fare questo che è importante, ci tengo. Ok. Ok, ce l'ho. Easy. Ma vaffanculo. Ma no, ma non è giusto. Vabbè, comunque, bellissimo, bellissimo tab. Bellissimo. Una versione addirittura per Windows 95 portingata in maniera legalissima. Allora, Basta per Dio potrebbe essere buono per finire. A Rare Blend. Io stavo cercando Sodoma. Questo un po' mi dispiace non trovare Sodoma, perché Sodoma è un gioco importante, tanto che quasi quasi vado nel game base, quindi nella root directory di tutti i giochi, tutti del tuttibile, e lo vado a prendere da qui. Sodoma secondo me possiamo, Fabio, perché cioè Sodoma, cioè vuol dire Sodoma, dai. Sodoma è un altro gioco secondo me molto importante, potrebbe essere il gioco di chiusura, sinceramente. Sodoma è addirittura craccato da Occulto Force, di cui io mi fregio di appartenere, è una specie di membership onoraria che mi hanno dato per aver fatto una roba in croce, ma sono lusingatissimo. Occulto Force è un gruppo di releaser della scena attuale del Commodore 64, pazzesca, grandissimo. Sodoma by VDF 1984. Vuoi istruzioni? Sì. Ci sono tre livelli di difficoltà. Se accede al secondo livello, dopo 1000 punti. Se accede al terzo, dopo 5000. Al primo livello, ogni infilzata vale 1000 punti. Al secondo livello, 250. No, 100 punti. 250. Al terzo, 500. Va bene. Usa il joystick nella porta con 2. Ok. Puoi usare il pulsante rosso. Come fanno a sapere quel pulsante rosso? Per accelerare mentre ti stai spostando, ma così facendo consumi spermini. All'inizio hai 5 piselli e 500 spermini. Guadagni un pisello dopo i primi 1000 punti. Guadagni 500 spermini ogni 1000 punti. Ok. Non ho capito perché accelerare allora. Oh là là! C'è questa cosa bellissima che dice oh là là. Ah, ho beccato la natica, non va bene, devi proprio centrare. Oh là là! Sta roba di oh là là mi ha sempre fatto riderissimo. Fino a quando l'avevo trovato su una cassettina. Ah, la natica, no! Ho solo ancora tre piselli. Mi piace anche la delicatezza del ragazzino, probabilmente di 14 anni, che ha fatto, ma neanche, che ha fatto questo gioco, che ha detto, no, ma ammetti che mia mamma lo trova. Scriviamo piselli, non scriviamo cazzi, no, è volgare scrivere cazzi, scriviamo piselli, peni poteva scrivere. Dai, non ho capito sta roba di spermini, cioè consumo spermini tenendo premuto, ma è buono o no? È incontrollabile ovviamente, come potete capire. Oh là là! Un po' francese, forse si è confuso, ho capito che i French Kisses fossero un'altra cosa. Perché sennò perché dovrebbe fare oh là là, che oh là là, c'est bon, hein? C'est bon le sodomite. La sodomation automatique. C'est très bon, hein? Ah, je vais l'enfiler, hein? Le pénis dans le bus del cul. Non si sa, non si sa, è un mistero che non riusciremo mai a scoprire, a meno che VDF adesso... Non, attenzione, complimenti, sei arrivato a quota 1000. Hai guadagnato un... Se vuoi guadagnarne un altro, devi arrivare a 5000. Buona fortuna, non ero mai arrivato al secondo livello di Sodoma. Sono molto emozionato. Beh, sono mediamente emozionato, insomma. Oh là là. Adesso faccio più punti, tra l'altro, no? Quindi arriverò prima. Comunque un balancing dello score system non male, va detto. Anche la velocità come è aumentata. Cosa succede se lo schivo? Niente. Il suono, anche un tipico suono di un culo staccato da un corpo che cade dal cielo e va a infilzarsi su questa specie di... Notate anche una sciccheria, cioè il momento oh là là e poi un ultimo frame in cui effettivamente la deflorazione, se così si può dire, avviene. Quindi c'è anche una ricerca scientifica dietro, insomma, si è documentato. Sodoma, che idea buffa. Ora è vero che chi con lo Shot 'em Up Construction Kit non ha fatto un gioco in cui l'astronave era un cazzo. Tutti,
Tutti, no? Quanto manca? Dai, ci sono quasi. Voglio vedere giusto per la prima volta in vita mia. Poi ci salutiamo su questo suono discendente bellissimo. Ci salutiamo e direi che può bastare, insomma, perché è quasi mezzanotte. Siamo in 760 persone a guardare un cazzo. Ah, complimenti, sei arrivato a quota 5.000. Hai guadagnato un Doran and Poi. Ne avrai uno ogni 5.000 punti. Urca, che veloce. Ah, ah, adesso che ho capito. La velocità degli spermini era orizzontale. Game over. Per giocare ancora, premi il pulsante rosso. Che laconico. È un gioco veramente di merda, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma vogliamo finire così. Vogliamo finire con così. Con, c'è anche Soft Porn Adventure. Ah beh, certo. Ah beh, ma qua siamo nel... Qua siamo nel folder in cui c'è tutto. Ho visto anche uno Soap Snake on a Plane. Veramente, c'è il gioco di Snake on a Plane per Commodore 64. No, potremmo andare avanti tutta la notte così. Fermiamoci. Wow, stylish. Esiste il gioco di Snake on a Plane e io non lo sapevo. Esatto, se avessi un joystick con i pulsanti gialli è una bella domanda. Soap, Snake on a Plane. 2010. Get ready. Ah, è Snake. È bellissimo, è Snake. Non dovevo prendere l'omino? No. Devo prendere le valigie evitando l'omino. È cioè, Snake on a Plane, è proprio letteralmente Snake on a Plane. Belli, questo è puro genio. È Snake Around a Plane, sarebbe stato più corretto. Ma che musichetta da sagra? Ho sbagliato! Ah! Ma sono io. Professionisti dei serpenti. Quello è Samuel Jackson, secondo me. Vabbè, bello. Bello, ma dobbiamo in qualche modo chiudere stasera. Non possiamo andare avanti così, ragazzi, perché frattaglie, come capite, è una montagna di merda che non sai. 80 snew. Finiamo con una roba proprio classica, dai. Cioè, che noi... Coca Time. Cos'è Coca Time? Coca Time. Ma che cazzo? Coca Time. Dopo Sodoma, Coca Time. Classifica giocatori. Coca Time. La coca. Ah sì, questo abbiamo giocato. Questo me lo ricordo. Coca Time. Muoviti, perdinci. Dai. Ma questo qua, tra l'altro, mi ha sempre colpito il fatto che lui si fa di coca con la musica di Pinocchio. Si fa di coca in vena, cioè vabbè, cioè, ci sono vari modi, ma in vena è un po' brutal, no? Cioè, ragazzi, noi no, veramente, questo gioco penso sia il più potente deterrente all'uso di cocaina della storia, cioè, io non è il mio pane, decisamente, ma non vorrei mai farmi di coca dopo aver giocato a questo gioco, una metafora stringente dei danni della cocaina, anche sulla mente del programmatore stesso. Ah! Omino 2 che lentissimamente. Ah, c'è qualcuno dice: è normale essere inquietati? Sì, è molto normale. È veramente, 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 veramente allucinante. Pac-Man politically incorrect. Ma in realtà, vediamolo veramente come un deterrente. Perché, cioè, io veramente. Dio mio! Cioè. Mi sento in colpa a bere un sorso di succo di frutta dopo sta roba. Vabbè. Sodoma stasera sarà Inspiration. Non per me. Ma Dance Dance. Dance Dance cos'è? Dance Dance Revolution? Così. No, è Dance Dance. È praticamente break Dance. Che si chiamava però Dance Dance, interessantemente. Bellissimo. Partenza game. Vai. Bad Move. E finisce il gioco, bellissimo, grazie, fantastico. Allora, siamo negli anni 80, dicevamo, siamo negli anni 80, finiamo, Geppetto, perché c'è un gioco di Geppetto, che cos'è? Geppetto Pinocchio 2,
Questo videogame è stato recuperato nell'ambito del progetto di catalogazione del software originale realizzato in Italia. Grandissimi, grandissimi. Jan Cook, Okuto Force. Questo non me lo ricordo. Cos'è Geppetto? Pinocchio 2. Vediamo. I balletti rap. Fabio, sei ancora lì a pupparti questa serata infinita? Onestamente, sai che mi secca andare via con 750 persone? Ti dico la verità. Pinocchio deve arrivare a papà Geppetto. Usa il joystick per guidare Pinocchio. Va bene. E dov'è papà Geppetto? Immagino dentro la bocca della balena. Questo non ho mai visto in vita mia, ve lo giuro proprio. Il pesce che è messo in cura. Bravo! Adesso dovrei passare attraverso l'esofago della balena per arrivare da Geppetto. Scritto con il... Questo io credo che non avete visto, nessuno di voi l'ha visto, sto gioco mai nella vita. Devo prendere ste robe o no? Sicuramente. Peccato, hai perso una vita. Adesso ne hai due. Che laconico, mi piace. Quindi devo evitare i pezzi di cibo presenti nell'esofago. Peccato, hai perso una vita, adesso ne hai una. Vabbè, dai, fantastico però. Pinocchio 2, la vendetta. Ma no, Pinocchio 2. Pinocchio deve arrivare, vabbè. Pinocchio è una roba. È testo by Dr. Pira, assolutamente. Fatto bene l'esofago della balena, particolare. Sicuramente, no, qua è un inferno. Qua siamo nell'inferno dei paninari. Questo era bello, però finiamo con una cosa bella. Paninaro language. Finiamo con un po' di paninari. D'altro canto erano gli anni dei paninari, no? Anni 80, la moda era quella. Non è che nessuno, c'è pochissima gente da paninare in realtà, però c'era la moda. Paninaro's language. Tirate fuori il rospo dal gargarozzo, bambascioni cari, e smerigliatevi fusibili. Il computer vi dà le dritte per costruire qualche discorso, un frego gallo. Questo era bellissimo. Ti ricordi, Fabio? Ci abbiamo giocato, è stato bellissimo. Questo è stato veramente bellissimo. Premi un tasto. Volete cucare il gergo troppo giusto dei pronunci più tosti? Ogni volta che schiaccerete un tasto apparirà in video un tostissimo esempio in puro eloquio da cucador. Ma chi ve le dà ste robe, ragazzi? Solo che no bisboch. La lupato broccoleggia, ma spadella, l'arci libidine di cucare al buio in discoteca per quagliare le brodaglie. Al triplo gusto si ciuccia così un bel pacco da un tarro, usmando tre bevute di cervello per squadernare una gallata pazzesca. Oh Gesù mio, non ce la posso fare, non ce la posso fare, aiuto. La cosa fantastica è sta roba è completamente, cioè mezza inventata, nel senso che per quanto ci fosse uno slang dei paninari con il cucador, la sfittinzia, un sacco di parole, tarro, che poi in realtà erano parole del dialetto milanese rigirate e riconcettualizzate, ma poi loro qua cercavano di darsi un tono mettendo delle robe che non c'entravano niente, creano della poesia perfetta. Altre frasi, vai, potete anche stamparle con esse. Sbarbato, sdrummato, cannato e schizzato, rompo una slandra slegata a maruga e tosta un frego per cattare l'inchiappata modello hard rock. Si cuca la patacca davvero cucato, scazzando tosti mortaccioni patentati per riarci cucare i giusti e macerare i gini. Il gino era lo sfigato, Gino Ginardo. Dio santo, sta roba qua è. Questa è poesia data, questa è veramente la roba. Ma infatti sono con... lo ripropongo volentieri. Se... Fabio, noi troppe cose lasciamo andare così come lacrime nella pioggia. Dovremmo fare ogni settimana questo. Cioè, che vita, ragazzi. Quando si fiocina un bel mega paninazzo da gran gallo per cattare inchiappata modello hard rock, si va a schiena così e se è giusta la mossa, taroccando un monclerosa fumetto per riarci cuccare giusti e macerare i gini. Ok, vedo un pattern già, però... però è una roba, però è una roba. Di nuovo, sbarbato, sdrumato, cannato, schizzato, rompe una fighettosa pizziforme e madonnara, quelle che si vestivano come Madonna, per usmarsi coi do yourself, sbagliato, a tassametro, si spara così un cane caldo, usmando l'hot dog, usmando tre bevute di cervello per squadernare una galata pazzesca. Va bene. Dante Alighieri, sì, sta soffrendo forte. L'odore del grano tacchina, l'arcilibidine di cuccare al buio in discoteca per cattare inchiappata modella rock, si apriovra, cioè a una rampina sfumata e incasinata, spadellando una mega compilation arcilibidinosa per squadernare una gallata pazzesca. Ultima, ultima e poi basta. Buonanotte, bel giusto, buonanotte.
L'allupato broccoleggia ma spadella una fighettosa pizziforma madonnara per usmarsi con un duio la sera fatta a Sametro, si spara così un cane caldo circonvallando una fiorellina ben burrosa per gripparsi così tutto il movimento. E direi che possiamo salutarci così. È veramente benissimo. Questo è il gioco, è il seguito di quello della coca di prima, no? Credo che questo sia il prequel in realtà, cioè più che il prequel, anzi proprio l'antesignano, viene prima e poi dopo questo vai alla coca direttamente. Dio, questi giochi del paninare erano eccezionali, c'erano veramente, c'erano anche più di uno. Tra l'altro c'è un altro Pinocchio, ma no, quello di prima Pinocchio, dai, non mi dire che è un altro Pinocchio. Eh sì, quello del Geppetto, cos'è il Pinocchio? È lo stesso, dai. Dai, cazzo, Pinocchio è lo stesso. Pinocchio di Federico Canetta, grandissimo. Via Giambellino 144, Milano. Andiamo a citofonare. Aiuta Pinocchio a raccogliere le monete per farlo tornare da papà Geppetto. E l'autore dell'altro. Quello era veramente Pinocchio 2. Questo è Pinocchio. Premi un tasto per incominciare. Va bene. Ah, il braccio di ferro. Devo raccogliere le monete che mi arrivano. Però è tipo la lentezza impossibile. Cioè, non si muove veramente. No, vabbè. Bello, è stato bello. Dovrei fermarmi. Assolutamente. Abbiamo visto quando erano andato da Geppetto e si andava forte, era certo Zombie Game, ci guarda che c'era il gioco per di assist dove vedevi i motorini e poi andava ai burghi, ma io dovrei anche avercelo qua perché ne ho un certo numero, quindi squinzi e sfitinzi e paninari, guardate che monclerone che c'è, signore, però comunque con paradisi questo in sottofondo, l'intervallo della Rai. Fermatelo, qualcuno vorrebbe che io andassi a dormire e fa bene in effetti, ma non riesco, non resisto. Squinzia, sfittizia, poi questa è la presentazione, ok, vabbè, qua ti racconto tutta la serie. Va bene. Big Dance, Funky Music, Hamburger Time, batteria elettronica. Tac! Ammazza, so io adesso ovviamente non è una cassetta, ma... Paniero 14, scusate, adesso faccio un attimo, adesso ci salutiamo. Perché lei ha i baffi? Perché piaceva così. Paninaro. Vai, joystick in porta 2. Premere spazio per iniziare. Paninaro, giustamente, è semplicemente Burger Time della Interceptor Software, direi, a naso. Quindi è più... È curioso perché in realtà è anche un ragionamento sulla lotta di classe, perché mentre il paninaro aspetta il Burghi o il Wendy senza fare un cazzo che gli arrivi il panino, dall'altra parte c'è un uomo che lavora, un uomo che non ha tempo per indossare Moncler, un uomo che deve cucinare un cuoco, una persona che lavora sottopagata probabilmente, una storia triste, una storia in cui si contrappone questo gretto materialismo di matrice edonistica reganiana degli anni 80 tipico, e invece dall'altra parte l'uomo, working class hero, diciamo, questo struggente, questo cuoco struggente che butta giù i panini in maniera struggente e poi Cristo si incanta, ma io posso sparare il pepe e bloccarli. Bello Burger Time, sempre bello anche in questa versione tristissima dell'Interceptor Micros, con questo cuoco dalle inspiegabili braccia verdi. Gesù bambino, io ti voglio bene, ma tu, ecco, perché sto giocando a Burger? Cosa sto facendo? Oh, finalmente siamo calati sotto i 700, questa mi sembra una buonissima notizia. Se siamo calati sotto i 700, secondo me possiamo anche dire andiamo a nanna, che ne dite? Esatto, esattamente, insomma il cuoco se va in mazzo e il paninaro non fa un cazzo, è così, è sempre uguale, bello, bello. Niente, dobbiamo chiudere, certo c'è il gioco di Saigon facilitato, Saigon facilitato, Test Madonna, cos'è Test Madonna? No ragazzi, ho trovato Test Madonna, cosa faccio? Sei il tipo di Madonna, dai faccio ancora questo, l'ultimo, giuro, sei il tipo di Madonna. Press play on tape. Sei il tipo di Madonna. Al primo posto nella tweet parade c'è Claudio Villa dal vivo.
L'opera omnia di Cristina D'Avena, il meglio di Frank Sinatra, altro. L'opera omnia di Cristina D'Avena. Stiamo per chi inspiegabilmente ancora 666 spettatori in questo momento, 666. 666, prete, mi sono scopato tua sorella. Benissimo, nel tempo libero con lei faresti, con lei chi? Ah, con Madonna, una raccolta di fondi per la ricerca contro l'AIDS. Racconteresti barzellette sui carabinieri, la porteresti in giro in Ferrari, altro. Ma io farei una, sfruttando la popolarità di Madonna, farei una raccolta di fondi per la ricerca contro l'AIDS, mi sembra... neanche da dire, cioè non è questione di fare bella figura, è proprio che per una cenetta tête à tête questa serata non finirà mai, adesso esco, lo giuro, per una cenetta tête à tête le offriresti un panino da Burghi, sceglieresti una trattoria fuori porta, la porteresti da Tiffany a New York. A coglione, Tiffany non è un ristorante, cosa la porto a fare da Tiffany per mangiare, per mangiare? Ma trattoria fuori porta, me la vedo la ciccone che si ritrova con me a baranzate di bollate a mangiare. Allora, per te, lei, Madonna, sempre è brava come Katia Ricciarelli, carismatica come la Gegia, over, per me è over, cazzo. Cazzo, è over, so che è finita, Madonna. Con lei ti piacerebbe guardare in TV Gianni Minà, girare un video spinto, leggere Seconda Mano, questo è proprio molto milanese, leggere Seconda Mano, siccome lei cerca ispirazioni nel vintage. A San Valentino le regaleresti un tubo perugina, una guepierre di pizzo, un coltellino per grana di trussardi. Che cos'è un coltellino per grana di trussardi? No, scusate, che cos'è un coltellino per grana di trussardi? Non capisco, sono veramente confuso. Un coltellino per grana di trussardi, va bene. Potendo, le consiglieresti smettere di cantare, farsi suora, indossare un abito da sera di Milva. Ma la mente, la twisted mind di questa persona che ha fatto questo test, pensando all'affinità tra il giocatore e Madonna, indossare un abito da sera di Milva. Quante domande sono però, ragazzi? Dobbiamo anche andare a dormire. È l'ultimo, giuro, questo è l'ultimo. Per fare il colpo su di lei, picchieresti a sangue un metallaro, andresti al Camel Trophy, come si vive proprio gli anni Ottanta, ti faresti cuocere due uova sull'ombelico. L'abbiamo fatto questo test perché mi ricordo la parola ombelico. Per fare colpo su... altro. Cosa vuol dire altro? Allora, se lei ti dicesse di no, andresti fuori di melone. Diventeresti gay. Compresti tutti i dischi di Olivia Newton-John. Comprei tutti i dischi di Olivia Newton-John. Se lei ti dicesse di sì, costringeresti Sean Penn a fare lo sguattero, che era il marito di Madonna all'epoca, la porteresti in agosto a Porto Rotondo, organizzeresti un match tra Rambo 2 e Rocky 4. Un match tra Rambo 2 e Rocky 4. È psichedelico. Ma dove sei, autore di ste robe? Vieni con Kenobisbo, cioè autore di questi test. Dici sono io e raccontaci cos'era la tua vita. Io voglio saperlo, perché è un mondo veramente bellissimo. Rocky. Ok, ci siamo, il verdetto. Emozione fortissima. Hai già un modello di comportamento ben deciso, anche se ti manca ancora la determinazione. Allora, come... vabbè. Oscilli tra sfrontata ed edonistica ammirazione per Madonna. Perché edonistica? Che parole usate a cazzo? E il sottile compiacimento per i travestitismi di Prince e Nick Rhodes. Traumatizzato dal femminismo, vedi in ogni donna una specie di mangusta divoratrice. Portato a prendere le difese degli omosessuali, dei carcerati e dei soldati, a volte sogni una piacevole evasione con una... no, aspetta. Sì. Portato a prendere le difese degli omosessuali, dei carcerati e dei soldati, a volte sogni una piacevole evasione con una ragazza spregiudicata, ma ingenua, timida, ma provocatrice. Oddio santo.
Oddio, editoriale video, vi ricorda le altre pubblicazioni per il vostro Commodore 64? No, non voglio sapere nulla. Non voglio sapere nulla, vi prego. Sì, infatti sembra io in acido, cioè veramente. Signori, con la scritta ready del Commodore 64, direi che si può chiudere questa puntata che è durata 2 ore e mezza, non lo so, però veramente il folder frattaglie è un incubo perché sono migliaia di giochi, centinaia, non lo so, è un incubo e salta fuori delle cose, alcune che abbiamo già giocato, altre che non abbiamo mai giocato, ma in ogni caso completamente fuori di testa. E tra l'altro abbiamo 11.000 follower, questa sera siamo arrivati a 11.000 follower, quindi un applauso a noi. Il Forgets, io direi di andare con il raid, anzi scusate moderatori se vi ho tenuto come un pazzo, autorebbe a farsi una ragazza timida ma provocatrice. Buonanotte a tutti, grazie a voi, grazie tantissimo. Rosso Wildstar vuole fare i denti Rambo, ovviamente con un altro di questi test. Buonanotte veramente a tutte e dai, partiamo col raid. Fate voi perché io ho fatto tutto stasera, non avevo l'accesso a Twitch sul computer, quindi ho usato il telefono che tra l'altro sta morendo, quindi è andata benissimo. Ragazzi, grazie mille per la compagnia, grazie alle pietre miliari di Kenobizbot, grazie a tutte le nuove persone che ho visto in chat stasera, mi fa molto piacere perché è un mondo psichedelico quello della Kenobizbot, quindi il Commodore è solo la punta dell'iceberg, ne vedrete delle belle. Quando volete potete raidare, lascio la scelta a voi, Forgets, non lo so chi vuole raidare. Verso che dice Babic, grazie di esistere, grazie a voi di esistere. Ero distrutto stasera, mi avete fatto fare una serata spassosissima, quindi grazie alla vostra compagnia. Tutti a casa di Madonna, esatto. Raidiamo Madonna. Cheers, ragazzi. Aspetto il raid insieme a voi, vediamo cosa succede. Raida, vai, 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 vai dove ti porta il cuore. Resettiamo sto incredibile oggetto che da mille anni ci sta facendo compagnia. Grazie anche a Rocci, o Rocchi, non so come si pronuncia, Rocchi col CH. Clippate sto raid da Madonna. Benissimo, grazie mille. Ciao Fabio, anche a te e ai tuoi compagni d'avventura. È stata una serata veramente bislacca. Anzi, ciao YouTube! Chiudo registrazione. Ciao YouTube, ciao!